Vabbè. Allora, buonasera, siamo qui al nostro terzo incontro, la terza tappa di questo viaggio tra umanesimo e rinascimento. Sono veramente felice che il professor Sebastiano Gentile è qui con noi, anche perché ci parlerà appunto di un argomento che davvero non è molto, diciamo, potremmo anche dire non è molto conosciuto, però sicuramente è molto originale. Il professore si è laureato presso l'Università degli Studi di Firenze, vi faccio una sua brevissima presentazione, Sebastiano mi perdonerà che l'ho un po' tagliato, insegna filologia medievale e umanistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Studi di Cassino e la sua attività scientifica si articola principalmente in diciamo, quattro filoni, il più importante forse o quello diciamo, più per noi filosofi del Rinascimento più interessante, Marsilio Ficino e la tradizione platonica. In questo ambito notevoli sono i suoi contributi, dalla prosecuzione dell'edizione critica dell'epistolario di Ficino, cui è legata anche la cura dell'edizione anastatica del volgarizzamento cinquecentesco dell'epistolario di Felice Figliucci, dovuto a Felice Figliucci, l'edizione di un'orazione inedita sulla carità, e più in generale si è occupato della diffusione del platonismo del 400 con particolare riferimento alla traduzione, alle traduzioni dal greco, da quelle di Emanuele Crisolora come, che sarà un personaggio chiave di una delle nostre, dei nostri incontri e della sua scuola fino a quelle di Ficino. Poi il secondo grande filone di interesse del professore è storia delle biblioteche, qui ha condotto ricerche sulla storia della biblioteca malatestiana di Cesena, in particolare sulla sua formazione e sui suoi rapporti con la Firenze di Cosimo il Vecchio. Il terzo grande filone è la riscoperta di Tolomeo, anche questo ci riguarda più direttamente e più in generale dei testi scientifici e filosofici in età umanistica. Ha inoltre analizzato la diffusione della geografia tolemaica nel primo 400 e i rapporti in campo geografico tra Leon Battista Alberti, Paolo del Pozzo Toscanelli, Giovanni Regiomontano, Niccolò Cusano e Papa Pio II Piccolomini. E poi l'ultimo grande importante lavoro è il carteggio Gentile Christeller, di cui Sebastiano Gentile sta curando l'edizione, e sono lettere di notevole interesse proprio perché riguardano la storia della nascita e della prima diffusione degli studi umanistici in Italia. È tra i direttori della sezione dedicata al 400 degli autografi dei letterati italiani, per la quale ha pubblicato la scheda relativa a Marsilio Ficino e quella su un corso, quella su Giovanni Pico della Mirandola. E credo che vi sia già stato mandato il materiale di cui noi poi faremo riferimento durante gli incontri e anche gli argomenti principali di questi nostri tre incontri. Io ci tengo molto a sottolineare, prima di dare la parola a Sebastiano Gentile, l'importanza di una sorta di filo conduttore che lega tutti e quattro gli incontri che io ho pensato per questo ciclo. In particolare questo si collegherà molto anche al primo, che sembrava un po' così campato in aria, invece come vedete è molto importante e sono contenta perché so che ha avuto anche, diciamo, ha suscitato grande interesse. E quindi questo incontro tra Occidente ed Oriente, già la professoressa Ciccolella ci aveva parlato del greco e vedremo che questo ritornerà anche nei nostri incontri, soprattutto anche era già stato fatto un accenno alla figura di Emanuele Crisolora. Quindi adesso lo vedremo anche da un'altra prospettiva e soprattutto dall'importanza di questa tradizione. Grazie, la parola a Sebastiano Gentile. Grazie Tiziana. Una premessa, il mio interesse per la storia della geografia è del tutto casuale, anzi mercenario, e risale agli anni 80. Io di geografia non so assolutamente niente, ma di che cosa si tratterebbe? E dice perché a Firenze stanno preparando le celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, vogliono fare una mostra di manoscritti in Laurenziana e io gli ho ripetuto, guardi professore, tutta la buona volontà, ma io non ne so assolutamente niente. Aggiunse, però sarà ben pagato e allora... All'epoca, forse anche adesso, se mi dicesse che era ben pagato, un lumicino mi si è acceso e ho accettato l'offerta. Ho accettato l'offerta che era quella appunto di preparare un catalogo per questa mostra
di su, ecco, mi ero premurato di dire, va bene, la scoperta dell'America, ma tutto ciò che precede la scoperta dell'America, perché l'unica cosa che sapevo è che la scoperta dell'America avrebbe portato poi una bibliografia gigantesca e soprattutto anche fastidiosa, perché in genere è di stampo nazionalistico, cioè tutti gli italiani da una parte, gli spagnoli, anzi i catalani dall'altra, cioè a dilaniarsi la figura di Cristoforo Colombo. E quindi mi misi a studiare, sentite, gli studi geografici, diciamo, a Firenze, soprattutto precedenti la scoperta dell'America. Mi aggiunse anche Garen, vedrà che c'è molto da fare, nel senso che è un campo inesplorato, e su questo effettivamente aveva perfettamente ragione. E da allora di tanto in tanto mi dedico a questo genere di studi, che sono anche, diciamo, divertenti, come vedrete, pieno di figurine, di illustrazioni, eccetera. Ne conto, non so se riuscirò a farvi vedere tutte, ma vedo che sono 184, non credo che riusciremo a vederle tutte. Ecco, affrontare, diciamo, un argomento come questo, cioè quello degli studi geografici nell'umanesimo, comporta una premessa di carattere storiografico. Carattere storiografico perché per lungo tempo si è sempre considerato l'umanesimo come un periodo di regressione nelle scienze. Periodo di regressione nelle scienze, e l'umanesimo è sempre stato abbastanza bistrattato dagli storici della scienza. Uno famoso, Crombie, scrisse nella sua Storia della scienza, che c'è tradotto in italiano da Feltrinelli: molti studiosi sono oggi concordi nel dire che l'umanesimo del XV secolo, nato in Italia per poi diffondersi nel nord, segnò un'interruzione nello sviluppo della scienza. La rinascita delle lettere distolse l'interesse dal contenuto allo stile letterario, cioè lo spostò sullo stile letterario, e nel rivolgersi all'antichità classica i suoi adepti affettarono di ignorare il progresso scientifico dei 3 secoli precedenti. Quindi con l'umanesimo ci si occupava soltanto di letteratura e si trascurava completamente tutto ciò che c'era, che ci poteva essere di scientifico. Altro famoso storico della scienza, George Sarton, per lui l'umanesimo significò un indiscutibile regresso così dal punto di vista filosofico che da quello scientifico. E questa critica del Sarton fu proprio oggetto di una replica da parte proprio di Garen, che già nel 1947 coinvolgendo, diciamo, nella replica anche Bruno Nardi, il famoso filosofo medievale, storico della filosofia medievale, che diceva: se vogliamo risalire davvero alle origini della filosofia moderna bisogna saltare a pie pari il periodo umanistico. Questo è Bruno Nardi. O anche Giuseppe Villanovic, che diceva, che parlava di un secolo di silenzio, quello del 400, solo rotto dalle declinazioni sommesse dei grammatici. Cosa replicava Garen? Garen replicava, queste sono parole mie miste alle sue, rispondeva che quei grammatici e retori, che sarebbero stati gli umanisti, si chiamarono Lorenzo Valla e Leon Battista Alberti, che da quegli ambienti sterili e vuoti uscirono Niccolò Cusano e Paolo del Pozzo Toscanelli, che la scienza di Leonardo e Galileo si maturò proprio in quel secolo, che converrebbe saltare a pie pari, che in esso è pur venuto su Niccolò Machiavelli e tutto quel fermento di critiche che si è espresso, poi ogni un Telesio, ogni un Bacone, che un Erasmo da Rotterdam o un Montaigne sarebbero difficilmente concepibili senza la cultura quattrocentesca. Questo che Garen scriveva nel 1947 poi venne riaffermato con ancora più convinzione nel 1961, criticando la posizione di un altro storico della scienza, Pierre Duhem, che aveva anch'egli minimizzato il ruolo dell'umanesimo nello sviluppo della scienza. Garen tornava a sottolineare l'incidenza dei recuperi di Archimede, soprattutto, ma anche di Platone, delle nuove versioni aristoteliche e dello studio dei geografi e dei medici antichi. In particolare sottolineava come gli studi humanitatis, in particolare la conoscenza del greco, divenisse una sorta di viatico necessario per un nuovo accesso allo studio delle materie scientifiche, fondato sulla rinnovata circolazione di testi che per la prima volta dopo secoli si rendevano disponibili all'Occidente. E Garen sottolinea come emblematica la figura di Antonio Benivieni,
grande medico della Firenze del secondo Quattrocento, che si formò su testi antichi facendo convivere la lezione degli antichi e l'esperienza diretta. Questa critica di Garena all'istoria della scienza poi investiva anche altri studiosi del Quattrocento, in particolare Paolo Oscar Christelle, che aveva sempre sostenuto che bisognava tracciare una linea molto marcata tra le diverse discipline, e confinava di nuovo il vero umanesimo, diciamo, malgrado lui fosse poi quello che studiò per primo Ficino, insomma, però poneva, vedeva, diciamo, nell'umanesimo soprattutto lo studio grammaticale e retorico, cosa che ovviamente non si ritrovava con quanto lo stesso Garen sosteneva. Quindi Garen invece sosteneva che era impossibile tracciare una netta separazione tra le diverse discipline e che gli stessi personaggi, gli stessi umanisti studiavano più campi del sapere e brillavano più campi del sapere. Figura emblematica Leon Battista Alberti, sapete benissimo, è l'autore dei libri della famiglia, è architetto famosissimo, astrologo, conosciamo un paio di suoi oroscopi, astronomo, anche esperto di geografia tra l'altro, ma tutto questo poi avremo modo di vederlo più in là. Ecco, in quest'ottica, cioè quella di vedere negli umanisti, di non vedere negli umanisti una separazione netta tra le diverse discipline, diciamo, assurgeva a ruolo fondamentale che cosa? La filologia, cioè il metodo critico con cui gli umanisti si ponevano rispetto a qualsivoglia fonte auctoritas. Un atteggiamento che in realtà veniva definito, il filologo all'epoca era il grammaticus, no? Così si definiva un poliziano, e questo atteggiamento critico potrebbe avere come emblema un verso di Orazio, Epistole 1.1.14, Nullius addictus iruarem verba magistri, che è un verso che noi ritroviamo, se ci facciamo caso, in un buon numero di umanisti, cominciare da Petrarca, Valla, Pico, Poliziano e così via. Proprio perché, diciamo, questo non volersi sentire assoggettato a nessun tipo di autorità predefinita, diciamo, era una caratteristica che accomunava tutti questi umanisti. E la fonte, diciamo, filosofica ovviamente sono gli accademici di Cicerone, che Petrarca per primo studiò con grande attenzione e che divennero così come il filo conduttore di una vena di scetticismo che, secondo me, accanto a platonismo e aristotelismo dovrebbe avere un gran bel posto nella storia dell'umanesimo. Ecco, la filologia degli umanisti non si applicava soltanto ai testi letterari, ma diciamo a tutte le discipline, anche a quelle scientifiche. E così pure quelle che noi abbiamo sempre considerato come le due principali attività degli umanisti, cioè la riscoperta dei testi antichi, Poggio Bracciolini che riscopre Lucrezio e così via, e le traduzioni dal greco, altra, diciamo, attività caratteristica dell'umanesimo, non si può dire che abbiano trascurato i testi scientifici, nella riscoperta dei testi, nelle traduzioni. Questa è una cosa su cui Garen insisteva molto. Ecco, se uno sfoglia l'epistolario di Ambrogio Traversari, quel monaco maddolese, amico di Niccolò Niccoli, che ebbe una grandissima parte sia nella riscoperta dei testi antichi, sia nell'opera di traduzione dal greco, lui tradusse un gran numero di padri della Chiesa, nonché importantissimo Diogene Laerzio. Ecco, nell'epistolario di Ambrogio Traversari, se noi andiamo a contare qual è il manoscritto che si ricercava con più accanimento, viene fuori che si trattava di un manoscritto di Archimede.
Cioè, quindi non un tragico, non uno storico, non qualsiasi testo letterario, ma Archimede. È anche interessante però sottolineare che non si trattava di un Archimede, diciamo, teorico. Il testo che si ricercava era un De Instrumentis Bellicis et Aquaticis, cioè di una delle quelle macchine belliche per cui Archimede era famoso sin dall'antichità, dalla sede di Siracusa. Questo è importante perché non bisogna mai dimenticare che tutta questa riscoperta dell'antico non è una riscoperta dell'antico solo teorica, ma una riscoperta dell'antico pratica, per cui se si ristudiavano i testi dei botanici greci era per evitare errori di traduzione. Ora, una cosa banalissima, confondere la cicuta con la cicoria, insomma, potrebbe portare a delle gravi conseguenze. E quindi, siccome i testi medici erano, come sapete, traduzioni spesso dall'arabo in latino, se non c'era qualche altra lingua intermediaria, diciamo, spesso e volentieri cosa accadeva? Poi, magari il medico stesso ricercava poi diciamo il corrispondente in volgare, insomma c'era un rischio di errore altissimo e a questo si cercava di ovviare. Cioè quando Teodoro Gazza traduce il De Plantis può darsi, ci aveva dietro queste preoccupazioni e così via. Quando Ermolao Barbaro traduce Dioscoride ci aveva queste preoccupazioni. Quando traducevano la geografia di Tolomeo cercavano di ricostruire in maniera corretta l'Ecumene, insomma, voglio dire, e i vari luoghi che la formavano. Quindi, se dovessimo fare un elenco delle opere riscoperte, opere scientifiche riscoperte nel primo 400, cosa possiamo enumerare? Intanto la Naturalis Historia di Plinio, che era nota, ma non era nota nel suo insieme. Per esempio a Firenze non arrivò una Naturalis Historia completa prima del 1430, un bellissimo manoscritto che fu letteralmente trafugato da emissari di Cosimo il Vecchio in un monastero di Lubecca. Poi i libri di medicina di Celso, il De Architettura di Vitruvio, il De Corografia di Pomponio Mela, altro importantissimo geografo. E comunque diciamo che tra la fine del 300 e la fine del secolo successivo soprattutto arrivarono in Occidente una quantità enorme di opere greche di matematica, astronomia, astrologia, geografia, medicina e botanica che furono introdotte, diciamo, man mano. Alcuni libri li portò Manuele Crisolora nel 1397, quando venne a Firenze a insegnare il greco. Nel 1423 c'è il carico di libri portato da Giovanni Aurispa, altro famoso umanista. Francesco Filelfo nel 1427 portò un'altra quantità notevole di libri greci in Italia. E poi, diciamo, la ciliegina, quella costituita da Giano Lascari, che nel 90-92 in sostanza, perché tornò a Firenze dopo che era morto Lorenzo il Magnifico, riportò dall'Oriente in Occidente circa 200 opere, allora ignote all'Occidente. Poi, questo lo vedremo in dettaglio, forse andrà ricordato e sottolineato fin dall'inizio che l'unica versione dal greco effettuata da Manuele Crisolori a Firenze nei tre anni che stette a Firenze, cioè dal 1397 e il 1400, fu la geografia di Tolomeo. Cioè non tradusse qualche altra opera che pure mancava, diciamo, all'Occidente, anche più nota. Beh, per esempio Platone era quasi del tutto non tradotto. Tradotto pochissimo, quattro dialoghi in tutto, eppure a parte il Timeo di Calcidio di scarsa circolazione. Ma ecco, sarà il caso di sottolineare che Crisolora iniziò a tradurre la geografia di Tolomeo. Poi l'altro grande momento, poi ci furono
iniziarono subito le traduzioni, ma l'altro grande momento di traduzioni dal greco di testi scientifici si ebbe nella Roma di Niccolò V, che, come sapete, radunò un numero notevolissimo di ottimi traduttori dal greco, tipo Giorgio Trapezunzio, Giorgio da Trebisonda, che dir si voglia, Lorenzo Valla, Jacopo da San Cassiano, Teodoro Gazza, poi dunque c'era anche Guarino e nonché Gregorio Tifernate, questi ultimi due importanti per la storia della geografia perché tradussero il testo di Strabone. Questa, diciamo, è un po' il quadro generale. In particolare ci furono tantissime traduzioni di testi aristotelici e pseudo-aristotelici, cioè della fisica, del generazione e corruzione, del cielo e mundo, de anima e storia animalium, de partibus animalium, de generazione animalium e problemata, tutti tra aristotelici e pseudo-aristotelici. Poi la traduzione dell'Almagesto di Tolomeo, che venne affidato a Giorgio Trapezunzio, traduzione che non piacque al cardinale Bessierone, che la fece ritradurre e correggere da Jacopo da San Cassiano. Poi Jacopo da San Cassiano tradusse anche Archimede, è stata appena pubblicata la traduzione latina di Jacopo da San Cassiano di Archimede, appena due o tre anni fa, ma qui appunto ho citato testi del 47, del 61, ora siamo negli anni 2000 per fortuna. E insomma tante altre traduzioni che vennero tutte fatte diciamo nella Firenze di Firenze, nella Roma di Niccolò V. Successivamente si possiamo ricordare le traduzioni di Giovanni Argiropolo, Fisica del cielo e del mondo, di Andronico Callisto, di Generazione e corruzione, che sono ritraduzioni perché erano state tradotte a Roma da Giorgio Trapezunzio, ma vennero ritradotte in quel di Firenze, i meteorologici affidati a Mattia Palmieri, e a Roma, però nella Roma di Sisto IV, Andrea Brenta tradusse il Vinsomnis di Ippocrate. Abbiamo parlato di Ermolao Barbaro, che tradusse anche lui numerosi testi aristotelici, nonché Dioscoride. Ecco, se volete avere una visione d'insieme, diciamo, su quello che era divenuto il nuovo sapere scientifico umanistico alla fine del 400, prendete in mano il De Expedendis et Fugendis Rebus di Giorgio Valla, che è una sorta di enciclopedia che proprio chiude il secolo, in cui ci sono tantissime traduzioni del greco di testi scientifici. Ecco, tutto questo, diciamo, questo accento sulle traduzioni di testi scientifici lo faccio perché qui ci occupiamo, in questa occasione ci occupiamo soprattutto di testi scientifici, di testi geografici. Però ecco, va vista, diciamo, in un insieme un pochino più vasto, cioè sì, i testi scientifici hanno un ruolo fondamentale nella quest'opera di traduzione e di diffusione dei testi antichi avvenuta nell'umanesimo, ma ecco, ma l'obiettivo che sta sullo sfondo, per questo mi occupavo di storia delle biblioteche, è la ricostruzione della biblioteca antica. L'ideale è quella, la ricostruzione della mitica biblioteca d'Alessandria in tutte le sue componenti, quindi componenti sia che abbracciavano, che dovevano abbracciare tutti i campi dello scibile. Quindi è questo, diciamo, l'obiettivo finale che sta dietro a tutti questi studi, a tutte queste traduzioni. E a questo punto, fatta questa premessa, che però mi sembrava doverosa, anche perché avrete capito bene che l'offerta di Garen di farmi studiare i testi geografici era una sorta di esperimento per vedere se questa sua convinzione del fatto che l'umanesimo era anche e soprattutto studio di testi scientifici poteva trovare una riprova
nel campo degli studi geografici. Quindi l'ho capito un po' dopo, però ho capito che quello che avrei dovuto fare, che dovevo fare, era quello. Ecco. Poi a voi giudicare, alla fine di queste tre lezioni, se la cosa può funzionare o meno. Abbiamo parlato di traduzioni, abbiamo parlato del 400, ma dobbiamo fare un passo indietro, e ritornare a colui che, non c'è poco da fare, è alla radice del nostro umanesimo, cioè Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, che non soltanto scoprì alcuni testi che prima non circolavano, per esempio il De Corografia o Corografia di Pomponio Mela, che grazie a lui rientrò in circolazione e fu tra i testi più utilizzati dagli studiosi del 400. Non possediamo il suo manoscritto, possediamo una copia del suo manoscritto con le sue annotazioni, con le sue postille in margine, facilmente riconoscibili, perché si parla anche Avignon Ubinum Sumus nel 1335, cioè Avignone dove siamo adesso nel 1335 e così via, un codice ambrosiano, questo con le postille del Petrarca. Purtroppo è perso il suo manoscritto, che era un apografo di un Vaticano latino del IX secolo, il 4929. Ma questa è tutta una storia che ha tracciato da par suo Giuseppe Pillanovic, anche che avevamo nominato prima per altre ragioni, insomma. E, l'altra opera che, alla cui diffusione contribuì, mi ero dimenticato, questo è un Pomponio Mela, laurenziano appartenuto a Coluccio Salutati. Coluccio Salutati, per chi non lo sapesse, morì nel 1406, cancelliere della Repubblica Fiorentina, nonché grande umanista, si può dire, autore di varie opere, tra cui ricordiamo De Laboribus Herculis, per esempio, con una spiccata interesse anche lui per i testi geografici, e erede ideale di Petrarca e Boccaccio. Quindi, diciamo, non a caso questo manoscritto discende, non direttamente, ma sicuramente dalla copia petrarchesca. Poi l'altra opera che Petrarca contribuì a diffondere, importante per la storia della geografia, è Plinio, accennavo prima. Questa non c'entra niente con la geografia, ma è carino, cioè è un disegnino attribuito a Petrarca, ma forse piuttosto di Boccaccio, che figura nei margini di questo manoscritto, perché Boccaccio era solito disegnare sui manoscritti più di Petrarca. Si pensa, a questo punto, se non mi ricordo male, che si tratti di Boccaccio. Questo è la, come si chiama? Valchiusa, dove si ritirava in genere Petrarca. C'è un airone con una trota in bocca, credo una trota perché è alta montagna, e questa è la grotta da cui esce l'uccello. Ma non ve lo sto facendo vedere per questo, ma perché ci sono anche delle annotazioni di mano di Petrarca, una è questa in basso, dove Petrarca fa delle osservazioni di carattere geografico. Si sta parlando della Grecia e dice: attendendum in cartis cosmographis, quod in illa quam peninsulam ismos facit, et quam multia caiam solam putant, cioè fa una distinzione sulle forme, le penisole greche, insomma, diciamo, per intenderci. Ma la cosa interessante è che si riferisce alle in cartis cosmographis, cioè alle carte geografiche che aveva a sua disposizione, che noi non possediamo. Ancora più interessante è un accenno conservato di un altro manoscritto famoso del Petrarca, cioè il famoso Virgilio Ambrosiano. Questa è una pagina celeberrima, miniata da Simone Martini, e qui troviamo una lunga nota, varie note di interesse geografico, ma una in particolare che ci interessa da vicino, visto che noi frequentiamo il Salento, dove si diffonde
Petrarca, su dove si trova in effetti Castro, vicino a Otranto, dice. Che Castro Marina, Castro Minervi, dove sarebbe approdato tra l'altro Enea. Ecco, ma quello che dice Virgilio, il commento a Virgilio Enede 351-352, dove si parla appunto dell'Arx Minerve, cioè della rocca di Minerva, che giustamente credo Petrarca identifica con Castro Marina. Dice, errorem sane circa locorum notitiam multa pariunt attua ec intercedera. Cioè, ci sono molti elementi che provocano errori circa la notizia locorum, cioè le notizie che noi abbiamo dei luoghi, il nostro sapere geografico in sostanza. E tra le altre cose, le seguenti. Dice, regionum inaccessarum nostris hominibus longivitas, la lontananza di regioni inaccessibili per noi, nostris hominibus. Nominum mutatio, questa è una cosa su cui insisteranno tanto gli umanisti a proposito, cioè il fatto che i nomi nel tempo cambiano. Scriptorum raritas obscuritasque erum denque non nunca in dissenso, cioè lo scarso numero di autori geografici, la loro oscurità e talvolta il dissenso che c'è tra le discrepanze che troviamo tra un testo e l'altro, cioè uno, quella che sembra apparentemente lo stesso luogo ha in due geografi due nomi diversi, allora il povero ha difficoltà a capire. Ecco, per questo non soltanto inc non comunes modo lectores, set sepe ipsi etiam glossatores suspenso gressu ista preterunt. Questa è una cosa che fanno anche i commentatori oggi. Dice, per questo motivo non soltanto i lettori comuni tralasciano di capire, ma anche i glossatores, cioè quante volte voi leggendo il commento di un testo vi siete trovati di fronte a tante cose che capivate anche voi ed erano spiegate in nota, poi c'era un passo che vi sembrava difficile e il commentatore lo salta a pie pari. Ecco, questo succedeva anche all'epoca di Petrarca. Sospenso gressu ista preterunt. Noi invece, nos autem, hoc quantum potuimus scrupulosius inquirentes tam apud scriptores presertim cosmographos, quam in descriptionibus terrarum et quibusdam cartis vetustissimis, quad manum nostras venerunt, deprendimus locum esse in ipso Italia angulo sopra Otranto, eccetera, eccetera. Cosa fece Petrarca? Si servì delle descrizioni terrarum e soprattutto di carte vetustissime che gli erano giunte, erano su cui lui aveva messo le mani. Quindi abbiamo un Petrarca che non soltanto confronta i testi dei diversi geografi, ma cerca anche riscontri su descrizioni terrarum che potrebbero essere, che ne so, Guido Ravennate, per esempio, se vi è capitato di prenderli in mano. Non è che sia proprio una lettura amena, però è ricca di notizie geografiche e le carte sono le carte geografiche. Sappiamo anche altrove Petrarca che odiava viaggiare anche perché esordì con un naufragio quando si trasferì con la famiglia la prima volta, subì un maremoto a Napoli nel 1343, insomma lui non voleva più mettere piede su un naviglio. Tant'è vero che quando un suo amico Giovanni Mandelli lo invitò a fare un viaggio in Terra Santa, nel 58 se non mi sbaglio, scrisse che lui soffriva troppo di mal di mare, di nausea, e che quindi invece di andare con lui gli avrebbe mandato un suo opuscolo, e di qui nacque l'itinerario in Terram Sanctam di Petrarca, scritto come? Con ciò che lui aveva visto costeggiando la costa del Tirreno, diciamo, tra una nausea e l'altra, e i testi
e le carte che, di cui aveva a, che aveva a disposizione. Ecco. Quindi Petrarca sosteneva che si poteva benissimo viaggiare, sono perfettamente d'accordo, bisogna benissimo viaggiare senza muoversi da casa guardando le carte geografiche, insomma, uno si poteva viaggiare comodamente così. Detto questo, l'impulso dato da Petrarca agli studi geografici è importante anche perché diede poi il via a una serie di studi non propriamente geografici, direi piuttosto di toponomastica, che appassionarono moltissimo gli umanisti. E mettendo anche in campo un metodo, cioè i testi geografici andavano studiati sì sui libri dei cosmografi, sulle descrizioni Asterranum, sulle carte antichissime, insomma Petrarca voleva che questi testi fossero analizzati con tutte quelle che potremmo chiamare le armi filologiche a disposizione, tutti gli strumenti a disposizione all'epoca per riuscire ad arrivare a comprendere in questo caso il luogo dove sarebbe sbarcato Enea. Dopo Petrarca un accenno a Boccaccio, perché Boccaccio, scusate che sono dimenticato le figurine, questo è il testo, poi questo se volete ve lo potete poi rivedere con calma, questa è la trascrizione del passo del Virgilio Ambrosiano, che adesso poi è stato tutto pubblicato, tutte le postille sono state pubblicate, e poi c'è il Boccaccio. Boccaccio in De Montibus, Lacobus, Fluminibus, scritto Sagnis, Mestagnis, Eupaludibus, e De Diversis, Nominibus, Maris, in cui, come sapete, Boccaccio si propose di cercare di individuare la collocazione, la collocazione attuale del tempo di Boccaccio dei luoghi indicati dagli poeti. In questo era stato preceduto da Vibio Sequestre, un autore della tarda antichità, che aveva scritto il De Fluminibus, Fontibus, Lacubus, Nemoribus, Paludibus, Montibus, Gentibus per litteras, cioè in ordine alfabetico. Boccaccio dice di aver scritto il suo De Montibus per rilassarsi dopo aver scritto le genealogie De Orum Gentilium, e in questo, oggi chiameremo la postfazione in cui gli appare pure Petrarca, Boccaccio fa una serie di annotazioni interessanti proprio anche qui dal punto di vista metodologico. Scrive il Boccaccio, queste sono parole mie, che il lettore non avrebbe dovuto incolparlo se trovava lo stesso monte o la stessa fonte ripetuti sotto nomi diversi, o lo stesso nome inserito ad esempio sia tra le fonti che tra i monti. La colpa non era infatti sua, cioè del Boccaccio, ma di altri, degli autori classici e degli amanuensi. I primi si potevano scusare perché certo non potevano aver visto e controllato di persona tutto ciò di cui avevano scritto e quindi potevano talora essere stati tratti essi stessi in inganno. Gli amanuensi avevano invece gravi colpe. Un tempo quello del copista era stato infatti un nobile lavoro, appannaggio esclusivo di uomini squisiti ingenii et intelligentes, ma poi si dichiararono scriptores, persone appena in grado di mettere una lettera dietro l'altra, che si facevano pagare per trascrivere meccanicamente i testi. Addirittura le donne, lasciate da parte la conocchia e il telaio, avevano osato e osavano copiare codici. Una postilla in margine a un manoscritto dice: le femmine scrivono i libri, come dire, cose da non pensarsi, dipingendo le lettere piuttosto che scrivendole, e non capendo nulla di quanto trascrivevano, ne combinavano tutti i colori. Quindi, c'è questa, a parte questa velata misoginia,
Dunque, il De Montibus è una delle ultime opere del Boccaccio. Ora, la data, sinceramente, non vorrei dirvi una data per un'altra, comunque, anni 60, del 300 ovviamente. E poi aggiungeva Boccaccio gli errori di trascrizione. All'epoca, quando ho trascritto questo, non esisteva ancora un'edizione. Questo è trascritto da manoscritto a suo tempo. Ora c'è l'edizione di Pastore Stocchi nella Mondadori. E si può leggere il De Montibus per l'appunto. Gli errori di trascrizione sono poi particolarmente gravi nel caso di opere geografiche, in cui è praticamente impossibile, a meno che non intervenga l'ispirazione divina, correggere un testo composto quasi esclusivamente ex nominibus propriis, barbaris et peregrinis, cioè dei nomi propri, barbari, cioè diciamo stranieri, barbaris et peregrinis, stranieri, lontani, ecco. Di cui sembrava al Boccaccio un male minore ma necessario incorrere in qualche ripetizione, eccetera, eccetera. Quindi Petrarca e Boccaccio sempre un po' seguiva quello che faceva Petrarca, tutti e due si dedicano al tentativo di identificare i toponimi dei testi antichi, che trovavano nei testi antichi. Dunque, scusate un attimo. Ecco. Io l'unica carta geografica passata sicuramente in mano a Petrarca non è certo quella che gli insegnava qualcosa, è uno di questi famosi mappamondi a T, no? Sono orientate a est, la T è formata dall'Adriatico un mare e dall'Africo un mare, dove non c'è molto, diciamo, di dati. Ma questo per me è stato interessante perché facendo una scheda per una mostra colombiana sempre nel torno prima del 92, mi capitò di fare la scheda di questo manoscritto ed è postillato da Petrarca, quindi alla fine poi la cosa è stata interessante, è un sallustio bello miugurtino. Ecco, nel Medioevo, come sapete, circolavano appunto questi tipi di mappamondi, però parallelamente giravano anche le carte geografiche, che purtroppo, essendo non su manoscritti ma su carte singole, cosa succedeva? Molto facilmente si deterioravano e andavano perdute. Ce ne abbiamo veramente pochissime e non, diciamo, e non è possibile metterle in relazione con Petrarca, cioè non abbiamo, diciamo, le sue carte geografiche. Questo interesse per la toponomastica antica lo ritroviamo anche in Coluccio Salutati. In Coluccio Salutati, ma con una novità. Non so perché l'ho messo un pochino più in là. Ora, scusate, chiudete gli occhi, vado avanti. Eccoci, Coluccio Salutati, riuscite a leggere? Epistolario a cura di Francesco Novati, Roma mia. E che cosa leggiamo qui? Allora, il suo amico Domenico Bandini, nel 1403 gli aveva scritto per avere delucidazioni sulla collocazione antica di Città di Castello, anticamente Tifernum. E cos'è la cosa interessante? La cosa interessante è che Salutati può citare un geografo che prima era ignoto, non si poteva citare perché non si conosceva in Occidente. Ptolomeus Autem, terzo geografie sue libro, cum detalia tractat post Picenorum, eccetera, eccetera, nomina Tifernum, città di Castello. E quindi c'è l'apparizione di questo testo nuovo, la geografia, che lui cita anche nel De Laboribus Hercules, chiamandola gisgrafia, e si capisce perché è ges con l'eta, quindi la pronuncia bizantina diventa gis, la gisgrafia di Tolomeo, che Salutati cita nel De Laboribus Hercules. Quindi abbiamo due testimonianze del fatto che Coluccio Salutati nel 1403 poteva già citare almeno Lacerti di una traduzione, perché lui il greco non lo sapeva, della geografia di Tolomeo. L'arrivo in Occidente della geografia di Tolomeo è legata
a un personaggio che abbiamo già citato, Emanuele Crisolora. Questo è un bellissimo ritratto che si trova al Louvre, è un ritratto del 1400. Fino a che ora dobbiamo andare avanti? Alle 6? No. Abbiamo iniziato alle 4, alle 5 e mezzo, 6. Sì, perfetto. 1406, questo è appunto Emanuele Crisolora. La nota dice, coeva, maestro Manuello che insegnò grammatica greca in Firenze 1406. Emanuele Crisolora giunse a Firenze grazie alle premure e al desiderio di avere un bravo insegnante di greco a Firenze, alle premure di Coluccio Salutati, di un nobile fiorentino che incontreremo poi in seguito di nuovo, che si chiamava Palla di Nofri Strozzi, e di altri fiorentini che desideravano, sognavano di imparare il greco, tra cui il giovanissimo Leonardo Bruni. Emanuele Crisolora venne condotto ufficialmente dalla signoria fiorentina a insegnare il greco nel 1397 a Firenze. Gli fecero ponti d'oro in tutti i sensi, cioè lo pagarono tantissimo, nonché gli permisero di far lezione in casa sua, cioè non doveva neanche uscire di casa, gli studenti andavano a casa sua, e Crisolora portò con sé un buon numero di testi, diciamo, sia per l'insegnamento, sia probabilmente anche per, forse anche per venderli. Questo è un Platone, per esempio, Platone parigino greco 1811. Ecco, i codici crisolorini hanno una caratteristica che ci permette di riconoscerli facilmente. Un titolo bilingue, se guardate in alto vedete che c'è scritto Platon e Plato, Platon in greco e Plato in latino. E molti di questi manoscritti furono effettivamente anche studiati da Crisolora stesso, per esempio il Platone è molto postillato da Crisolora, e poi c'è un manoscritto che è quello che ci interessa di più, sempre dalla biblioteca di Crisolora, il Vaticano greco 191, che è digitalizzato sul sito della Vaticana, se vi diverte vederlo. Questo codice è importantissimo perché contiene una miriade di testi scientifici. Ve li elenco: la catoptica, i fenomeni e l'ottica di Euclide, l'isferica di Teodosio, il De magnitudibus et distantis et distanciis solis et lune di Aristarco, il De ortibus et casibus di Autolico, l'Anaforicus di Ipsile, il De sfera quae movetur di Autolico, commento di Otocia e conica di Apollonio, tutta una serie di testi che non vi sto a elencare, che sono tantissimi, fondamentali nella scienza greca dell'epoca, cioè nell'insegnamento della scienza greca dell'epoca. E tra questi testi cosa c'era? C'era la geografia di Tolomeo. Questa è la pagina iniziale della geografia di Tolomeo, carta 128 verso. Qui c'è il solito titolo bilingue, Astronomicon, cae Mathematicon, cae Geografia, Tolemaiu, in latino Astronomicum et Mathematicum et Geografia Tolemei. Sempre il titolo doppio. Anche questo presenta postille di Crisolora. È interessante che queste postille riguardino soltanto le parti teoriche della geografia di Tolomeo, non gli elenchi di luoghi. E il sospetto è che, siccome questi stessi libri teorici vennero fatti oggetto di commenti e di insegnamento nelle scuole bizantine, in particolare abbiamo dei commenti di Niceforo Gregora alla geografia di Tolomeo che riguardano proprio queste parti teoriche della geografia di Tolomeo, può darsi che Crisolora abbia portato con sé la geografia di Tolomeo perché parte del curriculum di studi bizantino, e
per un caso singolare questo, diciamo, questo studio del geografo antico a Bisanzio è andato a coincidere con gli interessi toponomastici degli umanisti, il che ha fatto sì che per esempio un Salutati potesse servirsi di Tolomeo per una questione, per questioni toponomastiche. Poi a fine secolo Ermolao Barbaro scriverà le Castigationes in Plinium et Pomponium Mela, siamo nel 92-93, che, in cui è fatto proprio questo, cioè vengono usati tutti gli altri geografi antichi, tra cui Tolomeo, per di nuovo spiegare e trovare la forma corretta di determinati toponimi, di tutti i toponimi che troviamo in Plinio e in Pomponio Mela e altri termini che potevano creare dei problemi. Quindi, diciamo, il dubbio è che questa attenzione per la geografia di Tolomeo forse non nascesse in realtà dagli interessi toponomastici degli umanisti, ma nasceva dal fatto che questo interesse, cioè non era un interesse degli umanisti italiani, era che i bizantini insegnavano tra i testi scientifici anche la geografia di Tolomeo, in particolare le parti teoriche. E questo spiegherebbe anche le postille di Crisolora, le parti teoriche in questo manoscritto, non necessariamente legate con la traduzione che avrebbe intrapreso appunto tra il 1397 e il 1400. Questo codice, il Vaticano Greco 191, servì da modello per la traduzione latina che venne poi effettuata. Emanuele Crisolora iniziò la traduzione. Poi intorno al 1405 avrebbe dovuto proseguirla Leonardo Bruni, che da Roma, dove era in curia, chiedeva a Niccolò Niccoli a Firenze se gli mandava la particula tradotta da Crisolora. Però Leonardo Bruni non la... A parte che Niccolò Niccoli non gliela mandava perché gliel'ha chiesta tre volte in tre lettere diverse e non arrivava mai, quindi forse alla fine si arrese. La tradusse poi Jacopo Angeli da Scarperia, che la terminò attorno al 1409, la prima traduzione dal greco della geografia di Tolomeo. Questo è un manoscritto appunto della traduzione di Jacopo Angeli, sempre fiorentino, io ho quasi tutto materiale fiorentino, Laurenziano Pluteo 35, è del 1430 questo manoscritto. Comunque, dal Vaticano Greco 191 vennero trascritti parzialmente due codicetti della geografia di Tolomeo, tutti scritti da mani di allievi di Emanuele Crisolora. Uno è questo, il 28-9, e uno è questo, il 28-38. Il 28-9 non sappiamo chi fosse il copista, il 28-38 è probabilmente la mano di Leonardo Bruni. La mano di Leonardo Bruni, e questi due codici, in questi due codici che si compongono, che come, hanno come modello greco il Vaticano Greco 191 fino a un certo punto. Poi perché cambia il modello? Cambia il modello perché Emanuele Crisolora parte e va a Pavia, probabilmente non hanno ancora finito di trascriverlo, e viene utilizzato un altro manoscritto che oggi è a Parigi, e la terza parte da un manoscritto oggi laurenziano che però all'epoca non c'aveva nessun legame con Crisolora. Questo è stato ricostruito da Aubry Diller, che è un famoso filologo bizantino che si è occupato molto anche di testi geografici, in particolare di Strabone e di Tolomeo. Tra l'altro, un mio giovane addottorato, si dice così, David Speranzi, che forse alcuni di voi conoscono, aveva individuato in uno di questi manoscritti un cambio di mano in corrispondenza del cambio del modello, cioè a testimonianza del fatto che col cambio del modello, cioè dell'esemplare da cui si trascriveva, cioè quel cambio è segnalato anche dal cambio di mano del copista. Questo nel 28, il Pluteo 28, 9. Questo invece è un manoscritto, diciamo, è il terzo manoscritto che viene utilizzato
per copiare quei due manoscritti laurenziani, e anche questo in laurenziano, ma come dicevo, non c'è nessun rapporto con Crisolora. Il laurenziano Pluto 2849, che è un manoscritto con le carte geografiche, ma in una redazione particolare, si chiama redazione B, di misura più piccola, questo è il formato, direi una 4 grosso modo, con 64 carte geografiche, mentre il modello di geografia tolemaica con carte in genere ne contengano 27, ma sono codici molto più grandi. Ecco, qui c'è Coluccio Salutati, qui c'è la traduzione di Iacopo Angeli. E qui c'è una noticina che vi potrà sembrare così. Visto per me Francesco da Lucca. Questa nota, visto per me Francesco da Lucca, contraddistingue una serie di codici di provenienza strozziana, cioè della famiglia Strozzi, di quel Pallastrozzi che finanziò la venuta a Firenze di Emanuele Crisolora. Un Pallastrozzi che nel 1434 venne esiliato da Cosimo il Vecchio e si ritirò a Padova quando Cosimo il Vecchio ritornò a Firenze. Se avete visto lo sceneggiato dei Medici, sapete perfettamente, l'ho visto anch'io, con un piccolo equivoco, mia figlia mi ha detto: papà, ci vediamo i Medici? Io ho detto no, per carità, perché mia moglie, che è seduta lì dietro, mi ha costretto a vedere tutto, come si chiamava quello con George Clooney? AR, qualcosa del genere, Medici in prima fila. Io mi sono toccato, ho visto tutto storico di cui a me non interessava assolutamente niente. Quando mia figlia mi ha detto: vuoi vedere i Medici? Dico: no, guarda, i Medici no, non avevo capito che si trattava dei Medici miei. E anche a quel punto ho detto: no, ci sto sempre, a lavorare con i Medici, famiglia Medici, pure il film. No, invece era molto divertente, c'entrava sì e no. Però l'esilio di Cosimo il Vecchio l'avete visto, nel 1434 Cosimo torna a Firenze e manda via i suoi nemici, tra cui Pallastrozzi. Ecco, questa nota è presente in numerosi codici riconducibili alla famiglia Strozzi. E Palladino Fistrozzi lasciò un testamento in cui leggiamo la seguente parte. Dunque, avete pazienza solo un secondo. Ci siamo quasi. Dunque. Riguarda ovviamente un codice della geografia di Tolomeo. Ecco. Però di avere una trascrizione, evidentemente. Oh, la cosmografia in greco, cioè la pittura di una carta in membrana grande con la guaina di cuoio nero, lascia ancora i detti due miei figlioli, cioè Nofri e Giovan Francesco, insieme con Bardo e Lorenzo, miei nipoti, la qual debban conservare e non alienare in alcun modo, perché fu propria quella che recò messer Manuello Crisolora, greco di Costantinopoli, quando a Firenze venne condotto da insegnare greco nel 1397. E fu la prima che fusse in queste parti, cioè in Occidente, e a me la lasciò, e così ho conservata, dalla quale sono venute di principio tutte quelle che simili si trovano in Italia. E anche fuori d'Italia ne sono ite alcune. Un'altra cosmografia ce n'è, fatta
ad esempio di quella, cioè modellata su quella, di mano di detto Messer Manuel Greco, la qual lascia ancora detti i miei due figlioli e due nipoti, ebbene è, così voglio che ella non si alieni, ma si conservi, evvi su di mano di detto Messer Manuel lettera assai e buona parte che si faticò a farmela. Non mi pare che essi, che si debba alienare per i miei figlioli e nipoti, ma conservisi in casa in memoria di chi la fece. Allora, Pallastrozzi ha ricevuto da Emanuele Crisolora due codici della cosmografia. Cosmografia è il nome che viene dato alla geografia di Tolomeo, che sarebbe Orbis Descriptio in sostanza, da Jacopo Angeli da Scarperia, che dice di voler di assegnare questo titolo, questo nome al trattato di Tolomeo, perché cosmografia è il titolo corrispondente usato per i cosmografi latini, quindi non si dice un geographus ma un cosmographus, quindi la cosmografia. E oltretutto dice Jacopo Angeli da Scarperia che la dizione cosmografia rende meglio l'idea di quella che è la geografia di Tolomeo, in cui la geografia terrena trova perfetta corrispondenza nella geografia celeste, il tutto forma il cosmo poi alla fine. E forse questo avrei dovuto dirlo prima, ma sempre nella prefazione della sua dedica ad Alessandro IX, Alessandro V, Jacopo Angeli dice anche, sottolinea la superiorità della geografia di Tolomeo, della cosmografia di Tolomeo rispetto ai cosmografi latini, perché la geografia di Tolomeo è l'unica in cui viene indicata un metodo per proiettare una sfera su un piano, la sfera celeste sul piano, la sfera terrestre sul piano. È l'unico geografo che insegna come si possa tracciare una mappa dell'ecumene, l'abbiamo vista prima, cioè di un planisfero, e poi diverse carte regionali in cui viene mantenuta la proporzione con il tutto. E tra l'altro la geografia di Tolomeo è l'unico geografo antico che individua le località con coordinate geografiche. Cioè tutti i luoghi indicati da Tolomeo hanno una coordinata geografica. Tanto è vero, cioè un dato di longitudine e un dato di latitudine. Tanto è vero che si pensa che quando Massimo Planude, un monaco bizantino alla fine del 200, rimise in circolazione la geografia di Tolomeo, la ricostruì sulla base dei dati di latitudine e longitudine, perché in realtà le carte tolemaiche a quel punto erano andate perdute. Ma su questo c'è un grandissimo dibattito, diciamo, tra gli studiosi, cioè se le carte geografiche vennero ricostruite effettivamente da Massimo Planude o se invece lui ebbe la fortuna di vedere un codice antico di Tolomeo. Quindi abbiamo il visto per me, Francesco da Lucca, su questo codice che ora vedremo, abbiamo il testamento di Pallastrozzi, abbiamo dei forti dubbi, perché quando dice la cosmografia in greco, cioè la pittura di una carta in membrana grande con la guaina di cuoio nero, voi che cosa pensate? Allora, cioè la pittura, cioè il dipinto, in una carta in membrana, in una carta in membrana grande, con la guaina che sarebbe un, potrebbe essere o un contenitore di un rotolo, oppure in realtà pure il contenitore di un manoscritto, per dirla subito. Però il dubbio forte è che molti studiosi sostengano che possa trattarsi non del manoscritto, ma di una carta geografica, cioè di un grande planisfero, di una carta in membrana grande, che veniva conservata in un astuccio di cuoio nero. Questo è uno dei problemi grossi. Cioè si pensava, vediamo se ci ho azzeccato, sì, si pensava a qualche cosa del genere. Questo è un codice delle sette giornate della geografia di Francesco Berlingueri, un ficiniano che appunto
fece anche quest'opera, mi è scappata la cosa, visualizza relatore, ecco, così lo vedete meglio. Questa è una, un particolare, diciamo, di questa bellissima pagina iniziale decorata di questo Vaticano Urbinate Latino 273. E qui ci abbiamo Francesco Berlingueri davanti a una sfera celeste, e però guardate, sullo sfondo c'è un planisfero tolemaico. Ecco, potremmo, uno potrebbe pensare che nel testamento di Pallastrozzi si alluda a qualche cosa del genere. Chiudiamo con questa cosa, finisco il discorsetto. Ci resistete ancora? Una cosa dice di importante nel suo testamento Pallastrozzi, che quel manoscritto barra carta fu il modello di tutti i Tolomei che uscirono, che vennero diffusi in Occidente, no? Il primo che venne a queste parti, e da quello sono venuti fuori tutti, anche quelli, anche alcuni manoscritti che poi sono andati, diciamo, all'estero. Però, diciamo, e il fatto lì della guaina e cuoio nero, ho trovato dei riscontri in cataloghi di manoscritti in cui si parlava, per esempio nella Biblioteca Estense, di manoscritti con protetti da una guaina, per l'appunto anche di cuoio nero pure quella, e non erano carte agiografiche. È vero però che, per esempio, un altro umanista più o meno dell'epoca, Sozomeno da Pistoia, parla nel testamento, parla di una cosmografia che fece montare su un telaio. E in questo caso ci ritroviamo con una carta. Quindi diciamo che io stesso, che ho sempre sostenuto che si trattasse di un manoscritto, avevo grossi dubbi, ogni tanto mi veniva qualche dubbio che potesse trattarsi in realtà di una carta geografica. Grande dilemma, non ci ho dormito. Il manoscritto in questione è questo bellissimo manoscritto, l'Urbinate Greco 82, questa è la pagina iniziale, che guarda caso è il capostipite di tutti i manoscritti con carte della geografia che circolarono in Italia e fuori d'Italia. Questo è il planisfero, questa, per esempio, faccio vedere un po' di figure, questa che cos'è? Vediamo se la riconoscete. Gran Bretagna con l'Islanda accanto. E ora vi porto brevemente le due prove per cui, secondo me, si tratta di un manoscritto, quello menzionato da Pallastrozzi nel suo testamento. La prima prova sta nel fatto che Pallastrozzi andò in esilio a Padova nel 1434, scusate, ma guarda caso, due anni dopo, nel 1436, un cartografo veneziano, Andrea Bianco, pubblica un atlante di carte geografiche in cui c'è anche un planisfero di dimensioni ridotte rispetto al planisfero Urbinate. Ora, tenete presente che il manoscritto Urbinate è, cioè, così e così, poi una volta aperto immaginate quanto è grande, no? L'atlante di Andrea Bianco è ridotto ma in perfette proporzioni, è lo stesso planisfero. Ora, io ho fatto tutta una serie di studi per vedere se i contorni delle coste erano identiche. Il modello evidentemente è l'Urbinate Greco 82. Allora ci troviamo con un manoscritto che si trovava a Padova, un cartografo veneziano che due anni dopo che il manoscritto è arrivato a Padova improvvisamente ci produce questo atlante tolemaico. Questo è il primo indizio. Il secondo indizio è un pochino più complesso. Cercherò di riassumervelo in un quarto d'ora. No, c'è un'altra cosa da dire, che Vespasiano de Abisticci allude al fatto che Pallastrozzi possedeva un codice della geografia di Tolomeo. Vespasiano de Abisticci, voi sapete che era il cosiddetto cartolaio fiorentino, cioè aveva uno scriptorium, diciamo, per usare un termine non proprio quattrocentesco, in cui lavoravano tanti copisti che copiavano codici per i principi dell'epoca. Per esempio, gran parte della biblioteca di Montefeltro,
manoscritti quattrocenteschi sono tutti opera di copisti provenienti dalla biblioteca di Vespasiano. Ma Vespasiano scrisse anche le vite degli uomini illustri del 400, e nelle vite degli uomini illustri del 400 c'è la vita di Pallastrozzi, da cui ricaviamo che fece venire Chisolora dalla Grecia, e che tra i manoscritti che si procurò c'era una cosmografia di Tolomeo. Ecco, questo è un altro indizio interessante. Ma siamo solo noi? In genere? Sì. Qualcuno che arrivi. Siete tutti borsisti? E venite da? Napoli? Roma? Calabria. Lei? Napoli? Ah, l'Istituto Croce, anch'io sono stato borsista, non ne dico in che anno, ma sono stato anch'io borsista all'Istituto Croce, qualche anno fa, sono stato borsista anche qua. Stavo ricostruendo tra il 79 e l'82 più o meno, quando era appena iniziato questo istituto, e prima ero stato al Croce. Era anche una Napoli diversa, devo dire. E di studi, che tanto aspettando, di che vi occupate? Qualcuno si occupa di questo genere di cose? No. Sul Rinascimento. Dal XVI? Ma lei sta al Croce, eh? Ma quindi lei conosce Daniele? Sì. Io lo conosco bene. Lo sa. Ma lui è sul mio altro filone, non sulle cose geografiche. Anzi, speravo che fosse da queste parti, ma non credo. Insomma, c'è un sacco. Cioè, forse c'è l'esame della Scuola Vaticana, qualcosa del genere. Voi invece di un po' di tutto. Filosofia medievale. Perfetto. Storia dell'arte. Filosofia, eh? Sto facendo un'indagine. Ah, è un po' di sondaggi su cosa. Su cosa. Perché siete un po' presentati? Sì, sì. Tutti? No, non tutti. Ci abbiamo. Filosofo, uno storico del Rinascimento? Storica dell'arte? Lei l'ha detto? Storia della filosofia pure lei? Filosofia rinascimentale? Io anche sono di storia dell'arte. Storia dell'arte. Storia dell'arte. Filosofia dell'arte. Filosofia dell'arte. Storia dell'arte. Ah, storia dell'arte. Quindi c'era più storia della filosofia che non storia della geografia. E poi Cora, so che non viene. Mi ha dato la giustificazione. La ragazza Cora Presezzi.
Poi c'è anche la rima appetito. Quella non ne so nulla. Questa seconda anche molto sentita. Comunque sono un assente. D'accordo, grazie. Quindi solo per Francesco Lorenzi. Va bene. Ok, no, no, va bene. Allora, buonasera, siamo qui al nostro terzo incontro, la terza tappa di questo viaggio tra umanesimo e rinascimento. Sono veramente felice che il professor Sebastiano Gentile è qui con noi, anche perché ci parlerà appunto di un argomento che davvero non è molto, diciamo, potremmo anche dire non è molto conosciuto, però sicuramente è molto originale. Il professore si è laureato presso l'Università degli Studi di Firenze, vi faccio una sua brevissima presentazione, insegna, anzi Sebastiano mi perdonerà che l'ho un po' tagliato, insegna filologia medievale e umanistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Studi di Cassino e la sua attività scientifica si articola principalmente in diciamo quattro filoni, il più importante forse è quello diciamo più per noi filosofi del Rinascimento più interessante, Marsilio Ficino nella tradizione platonica. In questo ambito notevoli sono i suoi contributi, dalla prosecuzione dell'edizione critica dell'epistolario di Ficino, cui è legata anche la cura dell'edizione anastatica del volgarizzamento cinquecentesco dell'epistolario di Felice Figliucci, dovuto a Felice Figliucci, l'edizione di un'orazione inedita sulla carità, e più in generale si è occupato della diffusione del platonismo del 400 con particolare riferimento alle traduzioni, traduzioni dal greco, da quelle di Emanuele Crisolora come, che sarà un personaggio chiave di una delle nostre, dei nostri incontri e della sua scuola fino a quelle di Ficino. Poi il secondo grande filone di interesse del professore è storia delle biblioteche, qui ha condotto ricerche sulla storia della biblioteca malatestiana di Cesena, in particolare sulla sua formazione e sui suoi rapporti con la Firenze di Cosimo il Vecchio. Il terzo grande filone è la riscoperta di Tolomeo, anche questo ci riguarda più direttamente e più in generale dei testi scientifici e filosofici in età umanistica. Ha inoltre analizzato la diffusione della geografia tolemaica nel primo 400 e i rapporti in campo geografico tra Leon Battista Alberti, Paolo del Pozzo Toscanelli, Giovanni Reggiomontano, Niccolò Cusano e Papa Pio II Piccolomini. E poi l'ultimo grande e importante lavoro è il carteggio Gentile Christeller, di cui Sebastiano Gentile sta curando l'edizione, e sono lettere di notevole interesse proprio perché riguardano la storia della nascita e della prima diffusione degli studi umanistici in Italia. È tra i direttori della sezione dedicata al 400 degli autografi dei letterati italiani, per la quale ha pubblicato la scheda relativa a Marsilio Ficino e quella in corso quella su Giovanni Pico della Mirandola. E credo che vi sia già stato mandato il materiale di cui noi poi faremo riferimento durante gli incontri e anche gli argomenti principali di questi nostri tre incontri. Io ci tengo molto a sottolineare, prima di dare la parola a Sebastiano Gentile, l'importanza di una sorta di filo conduttore che lega tutti e quattro gli incontri che io ho pensato per questo ciclo. In particolare questo si collegherà molto anche al primo, che sembrava un po' così campato in aria, invece come vedete è molto importante e sono contenta perché so che ha avuto anche, diciamo, ha suscitato grande interesse. E quindi questo incontro tra Occidente ed Oriente, già la professoressa Ciccolella ci aveva parlato del greco e vedremo che questo ritornerà anche nei nostri incontri, soprattutto anche era già stato fatto un accenno alla figura di Emanuele Crisolora. Quindi adesso lo vedremo anche da un'altra prospettiva e soprattutto dall'importanza di questa tradizione. Grazie, la parola a Sebastiano Gentile. Grazie Tiziana. Una premessa, il mio interesse per la storia della geografia è del tutto casuale, anzi mercenario, e risale agli anni 80. Io di geografia non so assolutamente niente, ma di che cosa si tratterebbe? E dice perché a Firenze stanno preparando le celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, vogliono fare una mostra di manoscritti in laurenziana e io gli ho ripetuto, guardi professore,
tutta la buona volontà, ma io non ne so assolutamente niente. Aggiunse, però sarà ben pagato, e allora all'epoca, forse anche adesso, se mi dicesse sarà ben pagato, un lumicino mi si è acceso e ho accettato l'offerta. Ho accettato l'offerta, che era quella appunto di preparare un catalogo per questa mostra di premurato di dire va bene sulla scoperta dell'America, ma tutto ciò che precede la scoperta dell'America, perché l'unica cosa che sapevo è che la scoperta dell'America avrebbe portato poi una bibliografia gigantesca e soprattutto anche fastidiosa, perché in genere di stampo nazionalistico, cioè tutti gli italiani da una parte, gli spagnoli, anzi i catalani dall'altra, cioè a dilaniarsi la figura di Cristoforo Colombo. E quindi mi mise a studiare, sentite, gli studi geografici, diciamo, a Firenze, soprattutto precedenti la scoperta dell'America. Mi aggiunse anche Garen, vedrà che c'è molto da fare, nel senso che è un campo inesplorato, e su questo effettivamente aveva perfettamente ragione. E da allora, di tanto in tanto, mi dedico a questo genere di studi. Sono anche, diciamo, divertenti, come vedrete, pieno di figurine, di illustrazioni, eccetera. Ne conto, non so se riuscirò a farvi vedere tutte, ma vedo che sono 184, non credo che riusciremo a vederle tutte. Ecco, affrontare, diciamo, un argomento come questo, cioè quello degli studi geografici nell'umanesimo, comporta una premessa di carattere storiografico. Carattere storiografico perché per lungo tempo si è sempre considerato l'umanesimo come un periodo di regressione nelle scienze. E l'umanesimo era sempre stato abbastanza bistrattato dagli storici della scienza. Uno famoso, Crombie, scrisse nella sua Storia della scienza, che c'è tradotta in italiano da Feltrinelli: molti studiosi sono oggi concordi nel dire che l'umanesimo del XV secolo, nato in Italia per poi diffondersi nel nord, segnò un'interruzione nello sviluppo della scienza. La rinascita delle lettere distolse l'interesse dal contenuto allo stile letterario, cioè lo spostò sullo stile letterario, e nel rivolgersi all'antichità classica, i suoi adepti affettarono di ignorare il progresso scientifico dei tre secoli precedenti. Quindi con l'umanesimo ci si occupava soltanto di letteratura e si trascurava completamente tutto ciò che c'era, che ci poteva essere di scientifico. Altro famoso storico della scienza, George Sarton, per lui l'umanesimo significò un indiscutibile regresso, così dal punto di vista filosofico che da quello scientifico. E questa critica del Sarton fu proprio oggetto di una replica da parte proprio di Garen, che già nel 1947 coinvolgendo, diciamo, nella replica anche Bruno Nardi, il famoso filosofo medievale, storico della filosofia medievale, che diceva: se vogliamo risalire davvero alle origini della filosofia moderna bisogna saltare a piè pari il periodo umanistico. Questo è Bruno Nardi. O anche Giuseppe Villanovic, che parlava di un secolo di silenzio, quello del 400, solo rotto dalle declinazioni sommesse dei grammatici. Cosa replicava Garen? Garen replicava, queste sono parole mie miste alle sue, rispondeva che quei grammatici e retori, che sarebbero stati gli umanisti, si chiamarono Lorenzo Valla e Leon Battista Alberti, che da quegli ambienti sterili e vuoti uscirono Niccolò Cusano e Paolo del Pozzo Toscanelli, che la scienza di Leonardo e Galileo si maturò proprio in quel secolo, che converrebbe saltare a pie pari, che in esso è pur venuto su Niccolò Machiavelli e tutto quel fermento di critiche che si è espresso, poi né un Telesio né un Bacone, che un Erasmo da Rotterdam o un Montaigne sarebbero difficilmente concepibili senza la cultura quattrocentesca. Questo che Garen scriveva nel 1947 poi venne riaffermato con ancora più convinzione nel 1961, criticando la posizione di un altro storico della scienza, Pierre Duhem, che aveva anch'egli minimizzato il ruolo dell'umanesimo nello sviluppo della scienza. Garen tornava a sottolineare l'incidenza dei recuperi di Archimede, soprattutto, ma anche di Platone, delle nuove versioni aristoteliche e dello studio dei geografi e dei medici antichi.
In particolare sottolineava come gli studi humanitatis, in particolare la conoscenza del greco, divenisse una sorta di viatico necessario per un nuovo accesso allo studio delle materie scientifiche, fondato sulla rinnovata circolazione di testi che per la prima volta dopo secoli si rendevano disponibili all'Occidente. E Garen sottolinea come emblematica la figura di Antonio Benivieni, grande medico della Firenze del secondo Quattrocento, che si formò su testi antichi facendo convivere la lezione degli antichi e l'esperienza diretta. Questa critica di Garen alle storie della scienza poi investiva anche altri studiosi del Quattrocento, in particolare Paolo Oscar Christelle, che aveva sempre sostenuto che bisognava tracciare una linea molto marcata tra le diverse discipline, e confinava di nuovo il vero umanesimo, diciamo, malgrado lui fosse poi quello che studiò per primo Ficino, insomma, però vedeva, diciamo, nell'umanesimo soprattutto lo studio grammaticale e retorico. Cosa che ovviamente non si ritrovava con quanto lo stesso Garen sosteneva. Quindi Garen invece sosteneva che era impossibile tracciare una netta separazione tra le diverse discipline e che gli stessi personaggi, gli stessi umanisti studiavano più campi del sapere e brillavano in più campi del sapere. Figura emblematica Leon Battista Alberti, sapete benissimo, è l'autore dei libri della famiglia, è architetto famosissimo, astrologo, conosciamo un paio di suoi oroscopi, astronomo, anche esperto di geografia tra l'altro, ma tutto questo poi avremo modo di vederlo più in là. Ecco, in quest'ottica, cioè quella di vedere negli umanisti, di non vedere negli umanisti una separazione netta tra le diverse discipline, diciamo, assurgeva a ruolo fondamentale che cosa? La filologia, cioè il metodo critico con cui gli umanisti si ponevano rispetto a qualsivoglia fonte auctoritas. Un atteggiamento che in realtà veniva definito, il filologo all'epoca era il grammaticus, no? Così si definiva un poliziano, e questo atteggiamento critico potrebbe avere come emblema un verso di Orazio, Epistole 1.1.14, Nullius addictus iurarum verba magistri, che è un verso che noi ritroviamo, se ci facciamo caso, in un buon numero di umanisti, cominciare da Petrarca, Valla, Pico, Poliziano e così via. Proprio perché, diciamo, questo non volersi sentire assoggettato a nessun tipo di autorità predefinita, diciamo, era una caratteristica che accomunava tutti questi umanisti. E la fonte, diciamo, filosofica ovviamente sono gli accademici di Cicerone, che Petrarca per primo studiò con grande attenzione e che divennero così come il filo conduttore di una vena di scetticismo che, secondo me, accanto a platonismo e aristotelismo dovrebbe avere un gran bel posto nella storia dell'umanesimo. Ecco. La filologia degli umanisti non si applicava soltanto ai testi letterari, ma diciamo a tutte le discipline, anche a quelle scientifiche. E così pure quelle che noi abbiamo sempre considerato come le due principali attività degli umanisti, cioè la riscoperta dei testi antichi, Poggio Bracciolini che riscopre Lucrezio e così via, e le traduzioni dal greco, altra, diciamo, attività caratteristica dell'umanesimo, non si può dire che abbiano trascurato i testi scientifici, nelle riscoperte dei testi, nelle traduzioni. Questa è una cosa su cui Garen insisteva molto. Ecco, se uno sfoglia l'epistolario di Ambrogio Traversari, quel monaco maldolese, amico di Niccolò Niccoli, che ebbe una
grandissima parte, sia nella riscoperta dei testi antichi, sia nell'opera di traduzione dal greco, lui tradusse un gran numero di padri della Chiesa, nonché importantissimo Diogene Laerzio. Ecco, nell'epistolario di Ambrogio Traversari, se noi andiamo a contare qual è il manoscritto che si ricercava con più accanimento, viene fuori che si trattava di un manoscritto di Archimede. Cioè, quindi, non uno tragico, non uno storico, non un qualsiasi testo letterario, ma Archimede. È anche interessante però sottolineare che non si trattava di un Archimede, diciamo, teorico. Il testo che si ricercava era un De Instrumentis Bellicis et Aquaticis, cioè di una delle quelle macchine belliche per cui Archimede era famoso sin dall'antichità, dall'assedio di Siracusa. Questo è importante perché non bisogna mai dimenticare che tutta questa riscoperta dell'antico non è una riscoperta dell'antico solo teorica, ma una riscoperta dell'antico pratica, per cui se si ristudiavano i testi dei botanici greci era per evitare errori di traduzione. Ora, una cosa banalissima, confondere la cicuta con la cicoria, insomma, potrebbe portare a delle gravi conseguenze. E quindi, siccome i testi medici erano, come sapete, traduzioni spesso dall'arabo in latino, se non c'era qualche altra lingua intermediaria, diciamo, spesso e volentieri cosa accadeva? Poi, magari il medico stesso ricercava poi diciamo il corrispondente in volgare, insomma c'era un rischio di errore altissimo e a questo si cercava di ovviare. Cioè, quando Teodoro Gazza traduce il De Plantis ci aveva dietro queste preoccupazioni e così via. Quando Molao Barbaro traduce Dioscoride ci aveva queste preoccupazioni. Quando traducevano la geografia di Tolomeo cercavano di ricostruire in maniera corretta l'Ecumene, insomma, voglio dire, e i vari luoghi che la formavano. Quindi, se dovessimo fare un elenco delle opere riscoperte, opere scientifiche riscoperte nel primo 400, cosa possiamo enumerare? Intanto la Naturalis Historia di Plinio, che era nota, ma non era nota nel suo insieme. Per esempio a Firenze non arrivò una Naturalis Historia completa prima del 1430, un bellissimo manoscritto che fu letteralmente trafugato da emissari di Cosimo il Vecchio in un monastero di Lubecca. Poi i libri di medicina di Celso, il De Architettura di Vitruvio, il De Corografia di Pomponio Mela, altro importantissimo geografo. E comunque diciamo che tra la fine del 300 e la fine del secolo successivo soprattutto arrivarono in Occidente una quantità enorme di opere greche di matematica, astronomia, astrologia, geografia, medicina e botanica che furono introdotte, diciamo, man mano. Alcuni libri li portò Manuele Crisolora nel 1397, quando venne a Firenze a insegnare il greco. Nel 1423 c'è il carico di libri portato da Giovanni Aurispa, altro famoso umanista. Francesco Filelfo nel 1427 portò un'altra quantità notevole di libri greci in Italia. E poi, diciamo, la ciliegina, quella costituita da Giano Lascari, che nel 90-92 in sostanza, perché tornò a Firenze dopo che era morto Lorenzo il Magnifico, riportò dall'Oriente in Occidente circa 200 opere, allora ignote all'Occidente. Poi, questo lo vedremo in dettaglio, forse andrà ricordato e sottolineato fin dall'inizio che l'unica versione dal greco effettuata da Manuele Crisolora a Firenze nei tre anni che stette a Firenze, cioè dal 1397 e il 1400, fu la Geografia di Tolomeo. Cioè non tradusse qualche altra opera che pure mancava, diciamo, all'Occidente, anche più nota. Beh, per esempio Platone era quasi del tutto
quasi del tutto non tradotto, tradotto pochissimo, quattro dialoghi in tutto. Eppure, a parte il Timeo di Calcidio di scarsa circolazione, ma ecco, sarà il caso di sottolineare che Crisolora iniziò a tradurre la biografia di Tolomeo. Poi l'altro grande momento, poi ci furono, iniziarono subito le traduzioni, ma l'altro grande momento di traduzioni dal greco di testi scientifici si ebbe nella Roma di Niccolò V, che, come sapete, radunò un numero notevolissimo di ottimi traduttori dal greco, tipo Giorgio Trapezunzio, Giorgio da Trebisonda, che dir si voglia, Lorenzo Valla, Jacopo da San Cassiano, Teodoro Gazza, poi dunque c'era anche Guarino e nonché Gregorio Tifernate, questi ultimi due importanti per la storia della geografia perché tradussero il testo di Strabone. Questa, diciamo, è un po' il quadro generale. In particolare ci furono tantissime traduzioni di testi aristotelici e pseudo-aristotelici, cioè della fisica, del generazione e corruzione, del cielo e mondo, de anima e storia animalium, de partibus animalium, de generazione animalium e problemata, tutti tra aristotelici e pseudo-aristotelici. Poi la traduzione dell'Almagesto di Tolomeo, che venne affidato a Giorgio Trapezunzio, traduzione che non piacque al cardinale Bessierone, che la fece ritradurre e correggere da Jacopo da San Cassiano. Poi Jacopo da San Cassiano tradusse anche Archimede, è stata appena pubblicata la traduzione latina di Jacopo da San Cassiano di Archimede, appena due o tre anni fa, ma qui appunto ho citato testi del 47, del 61, ora siamo negli anni 2000 per fortuna. E insomma tante altre traduzioni che vennero tutte fatte diciamo nella Firenze di nella Roma di Niccolò V. Successivamente si possono ricordare le traduzioni di Giovanni Argiropolo, Fisica del cielo e del mondo, di Andronico Callisto, di Generazione e corruzione, che sono ritraduzioni perché erano state tradotte a Roma da Giorgio Trapezunzio, ma vennero ritradotte in quel di Firenze, i meteorologici affidati a Mattia Palmieri, e a Roma, però nella Roma di Sisto IV, Andrea Brenta tradusse il Vinsomnis di Ippocrate. Abbiamo parlato di Ermolao Barbaro, che tradusse anche lui numerosi testi aristotelici, nonché Dioscoride. Ecco, se volete avere una visione d'insieme, diciamo, su quello che era divenuto il nuovo sapere scientifico umanistico alla fine del 400, prendete in mano il De Expediendis et Fugendis Rebus di Giorgio Valla, che è una sorta di enciclopedia che proprio chiude il secolo, in cui ci sono tantissime traduzioni del greco di testi scientifici. Ecco, tutto questo, diciamo, questo accento sulle traduzioni di testi scientifici lo faccio perché qui ci occupiamo, in questa occasione ci occupiamo soprattutto di testi scientifici, di testi geografici. Però ecco, va vista, diciamo, un insieme un pochino più vasto, cioè sì, i testi scientifici hanno un ruolo fondamentale nella quest'opera di traduzione e di diffusione dei testi antichi avvenuta nell'umanesimo, ma ecco, ma l'obiettivo che sta sullo sfondo, per questo mi occupavo di storia delle biblioteche, è la ricostruzione della biblioteca antica. L'ideale è quella, la ricostruzione della mitica biblioteca d'Alessandria in tutte le sue componenti, quindi componenti sia che abbracciavano, che dovevano abbracciare tutti i campi dello scibile. Quindi è questo, diciamo, l'obiettivo finale che sta dietro a tutti questi studi, a tutte queste traduzioni.
E a questo punto, fatta questa premessa, che però mi sembrava doverosa, anche perché avrete capito bene che l'offerta di Garen di farmi studiare i testi geografici era una sorta di esperimento per vedere se questa sua convinzione del fatto che l'umanesimo era anche e soprattutto studio di testi scientifici poteva trovare una riprova nel campo degli studi geografici. Quindi l'ho capito un po' dopo, però ho capito che quello che avrei dovuto fare, che dovevo fare, era quello. Ecco. Poi a voi giudicare, alla fine di queste tre lezioni, se la cosa può funzionare o meno. Abbiamo parlato di traduzioni, abbiamo parlato di 400, ma dobbiamo fare un passo indietro, e ritornare a colui che, non c'è poco da fare, è alla radice del nostro umanesimo, cioè Francesco Petrarca. Francesco Petrarca che non soltanto scoprì alcuni testi che prima non circolavano, per esempio il De Corografia o Corografia di Pomponio Mela, che grazie a lui rientrò in circolazione e fu tra i testi più utilizzati dagli studiosi del 400. Non possediamo il suo manoscritto, possediamo una copia del suo manoscritto con le sue annotazioni, con le sue postille in margine, facilmente riconoscibili perché si parla anche Avinio Ubinunc Sumus nel 1335, cioè Avignone dove siamo adesso nel 1335 e così via, un codice ambrosiano, questo con le postille del Petrarca. Purtroppo è perso il suo manoscritto, che era un apografo di un Vaticano latino del IX secolo, il 4929. Ma questa è tutta una storia che ha tracciato da par suo Giuseppe Pillanovic, anche che avevamo nominato prima per altre ragioni, insomma. E, l'altra opera che, a cui, alla cui diffusione contribuì, mi ero dimenticato, questo è un Pomponio Mela, laurenziano appartenuto a Coluccio Salutati. Coluccio Salutati, per chi non lo sapesse, morì nel 1406, cancelliere della Repubblica Fiorentina, nonché grande umanista, si può dire, autore di varie opere, tra cui ricordiamo De Laboribus Herculis, per esempio, con una spiccata interesse anche lui per i testi geografici, e erede ideale di Petrarca e Boccaccio. Quindi, diciamo, non a caso questo manoscritto discende, non direttamente, ma sicuramente dalla copia petrarchesca. Poi l'altra opera che Petrarca contribuì a diffondere, importante per la storia della geografia, è Plinio, lo accennavo prima. Questa non c'entra niente con la geografia, ma è carino, cioè è un disegnino attribuito a Petrarca, ma forse di piuttosto di Boccaccio, che figura nei margini di questo manoscritto, perché Boccaccio era solito disegnare sui manoscritti più di Petrarca. Si pensa, a questo punto, se non mi ricordo male, che si tratti di Boccaccio. Questo è la, come si chiama? Valchiusa, dove si ritirava in genere Petrarca. C'è un airone con una trota in bocca, credo una trota perché è alta montagna, e questa è la grotta da cui esce l'uccello. Ma non ve lo sto facendo vedere per questo, ma perché ci sono anche delle annotazioni di mano di Petrarca, una è questa in basso, dove Petrarca fa delle osservazioni di carattere geografico. Si sta parlando della Grecia e dice: attendendum in cartis cosmographis, quod in illa quam peninsulam ismos facit et quam multi acaiam solam putant, cioè fa una distinzione sulle forme, le penisole greche, insomma, diciamo, per intenderci. Ma la cosa interessante è che si riferisce alle incartis cosmographis, cioè alle carte geografiche che aveva a sua disposizione, che noi non possediamo. Ancora più interessante è un accenno conservato di un altro manoscritto famoso del Petrarca, cioè il famoso Virgilio Ambrosiano.
famoso Virgilio Ambrosiano, che questa è una pagina celeberrima miniata da Simone Martini, e qui troviamo una lunga nota, varie note di interesse geografico, ma una in particolare che ci interessa da vicino, visto che noi frequentiamo il Salento, dove si diffonde Petrarca, su dove si trova in effetti Castro, vicino a Otranto, dice, che è Castro Marina, Castro Minervi, dove sarebbe approdato tra l'altro Enea. Ecco, ma quello che dice Virgilio, il commento a Virgilio Enede 351-352, dove si parla appunto dell'Arx Minerve, cioè della rocca di Minerva, che giustamente, credo, Petrarca identifica con Castro Marina. Dice: errorem sane circa locorum notitiam multa pariunt attua ec intercedera. Cioè, ci sono molti elementi che provocano errori circa la notizia locorum, cioè le notizie che noi abbiamo dei luoghi, il nostro sapere geografico in sostanza. E tra le altre cose, le seguenti. Dice: regionum inaccessarum nostris hominibus longivitas, la lontananza di regioni inaccessibili per noi, nostris hominibus. Nominum mutatio, questa è una cosa su cui insisteranno tanto gli umanisti a proposito, cioè il fatto che i nomi nel tempo cambiano. Scriptorum raritas obscuritasque erum denque non nunquam dissensio, cioè lo scarso numero di autori geografici, la loro oscurità e talvolta il dissenso che c'è tra le discrepanze che troviamo tra un testo e l'altro, cioè uno, quella che sembra apparentemente lo stesso luogo ha in due geografi due nomi diversi, allora il povero ha difficoltà a capire. Ecco, per questo non soltanto inc non comunes modo lectores, set sepe ipsi etiam glossatores suspenso gressu ista preterunt. Questa è una cosa che fanno anche i commentatori oggi. Dice: per questo motivo non soltanto i lettori comuni tralasciano di capire, ma anche i glossatores, cioè quante volte voi leggendo il commento di un testo vi siete trovati di fronte a tante cose che capivate anche voi ed erano spiegate in nota. Poi c'era un passo che vi sembrava difficile, il commentatore lo salta a pie pari. Ecco, questo succedeva anche all'epoca di Petrarca. Suspenso gressu ista preterunt. Noi invece, nos autem, hoc quantum potuimus scrupulosius inquirentes tam apud scriptores presertim crosmographos, quam in descriptionibus terrarum et quibusdam cartis vetustissimis quad manum nostras venerunt deprendimus locum esse in ipso Italia angulo sopra Otranto, eccetera eccetera. Cosa fece Petrarca? Si servì delle descriptiones terrarum e soprattutto di carte vetustissime che gli erano giunte, erano su cui lui aveva messo le mani. Quindi abbiamo un Petrarca che non soltanto confronta i testi dei diversi geografi, ma cerca anche riscontri su descrizioni terrarum che potrebbero essere, che ne so, Guido Ravennate, per esempio, se vi è capitato di prenderli in mano. Non è che sia proprio una lettura amena, però è ricca di notizie geografiche e le carte sono le carte geografiche. Sappiamo anche altrove Petrarca che odiava viaggiare, anche perché esordì con un naufragio quando si trasferì con la famiglia la prima volta, subì un maremoto a Napoli nel 1343, insomma lui non voleva più mettere piede su un naviglio. Tant'è vero che quando un suo amico Giovanni Mandelli lo invitò a fare un viaggio in Terra Santa,
nel 58 se non mi sbaglio, scrisse che lui soffriva troppo di mal di mare, di nausea, e che quindi invece di andare con lui gli avrebbe mandato un suo opuscolo, e di qui nacque l'itinerario in Terram Sanctam di Petrarca, scritto come con ciò che lui aveva visto costeggiando la costa del Tirreno, diciamo tra una nausea e l'altra, e i testi e le carte che, di cui aveva, che aveva a disposizione. Ecco. Quindi Petrarca sosteneva che si poteva benissimo viaggiare, sono perfettamente d'accordo, benissimo viaggiare senza muoversi da casa guardando le carte geografiche, insomma, uno si poteva viaggiare comodamente così. Detto questo, l'impulso dato da Petrarca agli studi geografici è importante anche perché diede poi il via a una serie di studi non propriamente geografici, direi piuttosto di toponomastica, che appassionarono moltissimo gli umanisti. E mettendo anche in campo un metodo, cioè i testi geografici andavano studiati sì sui libri dei cosmografi, sulle descrizioni Asterranum, sulle carte antichissime, insomma Petrarca voleva che questi testi fossero analizzati con tutte quelle che potremmo chiamare le armi filologiche a disposizione, tutti gli strumenti a disposizione all'epoca per riuscire ad arrivare a comprendere in questo caso il luogo dove sarebbe sbarcato Enea. Dopo Petrarca un accenno a Boccaccio, perché Boccaccio, scusate mi sono dimenticato le figurine, questo è il testo, poi questo se volete ve lo potete poi rivedere con calma, questa è la trascrizione del passo del Virgilio Ambrosiano, che adesso poi è stato tutto pubblicato, tutte le postille sono state pubblicate, e poi c'è il Boccaccio. Boccaccio in De Montibus, Lacubus, Fluminibus, scritto Sagnis, Mestagnis, Seopaludibus e De Diversis, Nominibus, Maris, in cui, come sapete, Boccaccio si propose di cercare di individuare la collocazione, diciamo, la collocazione attuale del tempo di Boccaccio dei luoghi indicati dagli poeti. In questo era stato preceduto da Vibio Sequestre, un autore della tarda antichità, che aveva scritto il De Fluminibus, Fontibus, Lacubus, Nemoribus, Paludibus, Montibus, Gentibus per litteras, cioè in ordine alfabetico. Boccaccio dice di aver scritto il suo De Montibus per rilassarsi dopo aver scritto le genealogie De Orum Gentilium, e in questo, oggi chiameremo la postfazione in cui gli appare pure Petrarca, Boccaccio fa una serie di annotazioni interessanti proprio anche qui dal punto di vista metodologico. Scrive il Boccaccio, queste sono parole mie, che il lettore non avrebbe dovuto incolparlo se trovava lo stesso monte o la stessa fonte ripetuti sotto nomi diversi, o lo stesso nome inserito ad esempio sia tra le fonti che tra i monti. La colpa non era infatti sua, cioè del Boccaccio, ma di altri, degli autori classici e degli amanuensi. I primi si potevano scusare perché certo non potevano aver visto e controllato di persona tutto ciò di cui avevano scritto e quindi potevano talora essere stati tratti essi stessi in inganno. Gli amanuensi avevano invece gravi colpe. Un tempo quello del copista era stato infatti un nobile lavoro, appannaggio esclusivo di uomini squisiti in geni et intelligentes, ma poi si dichiararono scriptores, persone appena in grado di mettere una lettera dietro l'altra, che si facevano pagare per trascrivere meccanicamente i testi. Addirittura le donne, lasciate da parte la conocchia e il telaio, avevano usato e usavano copiare codici. Una postilla in margine a un manoscritto dice: le femmine scrivono i libri, come dire,
cose da non pensarsi, dipingendo le lettere piuttosto che scrivendole, e non capendo nulla di quanto trascrivevano, ne combinavano tutti i colori. Quindi, diciamo, c'è questa, diciamo, a parte questa velata misoginia, Dunque, il De Montibus è una delle ultime opere del Boccaccio. Ora, la data, sinceramente, non vorrei dirvi una data per un'altra. Comunque, anni 60, del 300, ovviamente. E poi aggiungeva Boccaccio gli errori di trascrizione. All'epoca, quando ho trascritto questo, non esisteva ancora un'edizione. Questo è trascritto da manoscritto a suo tempo. Ora c'è l'edizione di Pastore Stocchi nella Mondadori. E si può leggere il De Montibus per l'appunto. Gli errori di trascrizione sono poi particolarmente gravi nel caso di opere geografiche, in cui è praticamente impossibile, a meno che non intervenga l'ispirazione divina, correggere un testo composto quasi esclusivamente ex nominibus propriis, barbaris et peregrinis, cioè dei nomi propri, barbari, cioè diciamo stranieri, barbaris et peregrinis, stranieri lontani, ecco. Di cui sembrava al Boccaccio un male minore ma necessario incorrere in qualche ripetizione, eccetera, eccetera. Quindi Petrarca e Boccaccio, Boccaccio sempre un po' seguiva quello che faceva Petrarca, tutti e due si dedicano al tentativo di identificare i toponimi dei testi antichi, che trovavano nei testi antichi. Dunque, scusate un attimo. Ecco. Io l'unica carta geografica passata sicuramente in mano a Petrarca non è certo quella che gli insegnava qualcosa, è uno di questi famosi mappamondi a T, no? Sono orientate a est, la T è formata dall'Adriatico un mare e dall'Africo un mare, dove non c'è molto, diciamo, di dati. Ma questo per me è stato interessante perché facendo una scheda per una mostra colombiana sempre nel torno prima del 92, mi capitò di fare la scheda di questo manoscritto ed è postillata da Petrarca, quindi alla fine poi la cosa è stata interessante, è un sallustio bellum iugurtinum. Ecco, nel Medioevo, come sapete, circolavano appunto questi tipi di mappamondi, però parallelamente giravano anche le carte geografiche, che purtroppo, essendo non su manoscritti, ma su carte singole, cosa succedeva? Molto facilmente si deterioravano e andavano perdute. Ce ne abbiamo veramente pochissime e non, diciamo, e non è possibile metterle in relazione con Petrarca. Cioè non abbiamo, diciamo, le sue carte geografiche. Questo interesse per la toponomastica antica lo ritroviamo anche in Coluccio Salutati. In Coluccio Salutati, ma con una novità. Non so perché l'ho messo un pochino più in là. Ora, scusate, chiudete gli occhi, vado avanti. Ecco, Coluccio Salutati, riuscite a leggere? Epistolario a cura di Francesco Novati, Roma mia. E che cosa leggiamo qui? Allora, il suo amico Domenico Bandini, nel 1403 gli aveva scritto per avere delucidazioni sulla collocazione antica di Città di Castello, anticamente Tifernum. E cos'è la cosa interessante? La cosa interessante è che Salutati può citare un geografo che prima era ignoto, non si poteva citare perché non si conosceva in Occidente. Ptolomeus Autem, terzo geografie sue libro, cum detalia tractat, post Picenorum, eccetera, eccetera, nomina Tifernum, città di Castello. E quindi c'è l'apparizione di questo testo nuovo, la geografia, che lui cita anche nel De Laboribus Hercules, chiamandola gisgrafia, e si capisce perché è ges, con l'eta, quindi la pronuncia bizantina diventa gis, la gisgrafia di Tolomeo, che come si chiama? Salutati, cita nel
nel De Laboribus Hercules. Quindi abbiamo due testimonianze del fatto che Coluccio Salutati nel 1403 poteva già citare almeno Lacerti di una traduzione, perché lui il greco non lo sapeva, della geografia di Tolomeo. L'arrivo in Occidente della geografia di Tolomeo è legata a un personaggio che abbiamo già citato, Manuele Crisora. Questo è un bellissimo ritratto che si trova al Louvre, è un ritratto del 1400... Fino a quando dobbiamo andare avanti? Alle 6? No. Abbiamo iniziato alle 4, alle 5 e mezzo, 6. Sì, perfetto. 1406, questo è appunto Manuele Crisolora, la nota dice, coeva, maestro Manuello che insegnò grammatica greca in Firenze 1406. Manuele Crisolora giunse a Firenze grazie alle premure e al desiderio di avere un bravo insegnante di greco a Firenze, alle premure di Coluccio Salutati, di un nobile fiorentino che incontreremo poi in seguito di nuovo, che si chiamava Palla di Nofri Strozzi, e di altri fiorentini che desideravano, sognavano di imparare il greco, tra cui il giovanissimo Leonardo Bruno. Manuele Crisolora venne condotto ufficialmente dalla signoria fiorentina a insegnare il greco nel 1397 a Firenze. Gli fecero ponti d'oro in tutti i sensi, cioè lo pagarono tantissimo, nonché gli permisero di far lezione in casa sua, cioè non doveva neanche uscire di casa, gli studenti andavano a casa sua, e Crisolora portò con sé un buon numero di testi, diciamo, sia per l'insegnamento, sia probabilmente anche per, forse anche per venderli. Questo è un Platone, per esempio, Platone parigino greco 1811. Ecco, i codici crisolorini hanno una caratteristica che ci permette di riconoscerli facilmente. Un titolo bilingue. Se guardate in alto, vedete che c'è scritto Platon e Plato. Platon in greco e Plato in latino. Molti di questi manoscritti furono effettivamente anche studiati da Crisolora stesso, per esempio il Platone è molto postillato da Crisolora, e poi c'è un manoscritto che è quello che ci interessa di più, sempre dalla biblioteca di Crisolora, il Vaticano greco 191, che è digitalizzato sul sito della Vaticana, se vi diverte vederlo. Questo codice è importantissimo perché contiene una miriade di testi scientifici. Ve li elenco: la catoptica, i fenomeni e l'ottica di Euclide, l'isferica di Teodosio, il De magnitudibus et distantis et distanciis solis et lune di Aristarco, il De ortibus et casibus di Autolico, l'Anaforicus di Ipsicle, il De sfera quae movetur di Autolico, commento di Otocia e conica di Apollonio. Tutta una serie di testi che non vi sto a elencare, che sono tantissimi, fondamentali nella scienza greca dell'epoca, cioè nell'insegnamento della scienza greca dell'epoca. E tra questi testi cosa c'era? C'era la geografia di Tolomeo. Questa è la pagina iniziale della geografia di Tolomeo, carta 128 verso. Qui c'è il solito titolo bilingue, Astronomicon, Cae Mathematicon, Cae Geografia, Tolemaiu, in latino Astronomicum et Mathematicum et Geografia Tolemei. Sempre il titolo doppio. Anche questo presenta postille di Crisolora. È interessante che queste postille riguardino soltanto le parti teoriche della geografia di Tolomeo, non gli elenchi di luoghi. E il sospetto è che, siccome questi stessi libri teorici vennero fatti oggetto di commenti e di insegnamento nelle scuole bizantine, in particolare abbiamo dei commenti di Nicefaro Gregora alla geografia di Tolomeo, che riguardano proprio queste parti teoriche della geografia di Tolomeo, può darsi che
Crisolora abbia portato con sé la geografia di Tolomeo perché parte del curriculum di studi bizantino. E per un caso singolare questo studio del geografo antico a Bisanzio è andato a coincidere con gli interessi toponomastici degli umanisti, il che ha fatto sì che per esempio un Salutati potesse servirsi di Tolomeo per questioni toponomastiche. Poi a fine secolo Ermolao Barbaro scriverà le Castigationes in Plinium et Pomponium Mela, siamo nel 92-93, che in cui è fatto proprio questo, cioè vengono usati tutti gli altri geografi antichi, tra cui Tolomeo, per di nuovo spiegare e trovare la forma corretta di determinati toponimi, di tutti i toponimi che troviamo in Plinio e in Pomponio Mela e altri termini che potevano creare dei problemi. Quindi, diciamo, il dubbio è che questa attenzione per la geografia di Tolomeo forse non nascesse in realtà dagli interessi toponomastici degli umanisti, ma nasceva dal fatto questo interesse, cioè non era un interesse degli umanisti italiani, era che i bizantini insegnavano tra i testi scientifici anche la geografia di Tolomeo, in particolare le parti teoriche. E questo spiegherebbe anche le postille di Crisolora, le parti teoriche in questo manoscritto, non necessariamente legate con la traduzione che avrebbe intrapreso appunto tra il 1397 e il 1400. Questo codice, il Vaticano Greco 191, servì da modello per la traduzione latina che venne poi effettuata. Emanuele Crisolora iniziò la traduzione. Poi intorno al 1405 avrebbe dovuto proseguirla Leonardo Bruni, che da Roma, dove era in curia, chiedeva a Niccolò Niccoli a Firenze se gli mandava la particula tradotta da Crisolora. Però Leonardo Bruni a parte che Niccolò Niccoli non gliela mandava perché gliel'ha chiesta tre volte in tre lettere diverse e non arrivava mai, quindi forse alla fine si arrese. La tradusse poi Jacopo Angeli da Scarperia, che la terminò attorno al 1409, la prima traduzione dal greco della geografia di Tolomeo. Questo è un manoscritto appunto della traduzione di Jacopo Angeli, sempre fiorentino. Io ho quasi tutto materiale fiorentino. Laurenziano Pluteo 35, è del 1430 questo manoscritto. Comunque, dal Vaticano Greco 191 vennero trascritti parzialmente due codicetti della geografia di Tolomeo, tutti scritti da mani di allievi di Emanuele Crisolora. Uno è questo, il 28-9, e uno è questo, il 28-38. Il 28-9 non sappiamo chi fosse il copista. Il 28-38 è probabilmente la mano di Leonardo Bruni. La mano di Leonardo Bruni. E questi due codici, in questi due codici che si compongono, che hanno come modello greco il Vaticano Greco 191 fino a un certo punto. Poi perché cambia il modello? Cambia modello perché Emanuele Crisolora parte e va a Pavia, probabilmente non hanno ancora finito di trascriverlo, e viene utilizzato un altro manoscritto che oggi è a Parigi. E la terza parte da un manoscritto oggi laurenziano, che però all'epoca non c'aveva nessun legame con Crisolora. Questo è stato ricostruito da Aubry Diller, che è un famoso filologo bizantino che si è occupato molto anche di testi geografici, in particolare di Strabone e di Tolomeo. Tra l'altro, un mio giovane addottorato, si dice così, David Speranzi, che forse alcuni di voi conoscono, aveva individuato in uno di questi manoscritti un cambio di mano in corrispondenza del cambio del modello, cioè testimonianza del fatto che col cambio del modello, cioè dell'esemplare da cui si trascriveva, cioè quel cambio è segnalato anche dal cambio di mano del copista. Questo nel 28
28, Pluto 28, 9. Questo invece è un manoscritto, diciamo, è il terzo manoscritto che viene utilizzato per copiare quei due manoscritti laurenziani, e anche questo in laurenziano, ma come dicevo, non c'è nessun rapporto con Crisolora, il laurenziano Pluto 28-49, che è un manoscritto con le carte geografiche, ma in una redazione particolare, si chiama redazione B, di misura più piccola, questo è il formato, direi una 4 grosso modo, con 64 carte geografiche, mentre il modello di geografia tolemaica con carte in genere ne contengano 27, ma sono codici molto più grandi. Ecco, qui c'è Coluccio Salutati, qui c'è la traduzione di Iago Mange. E qui c'è una noticina che vi potrà sembrare così. Visto per me Francesco da Lucca. Questa nota, visto per me Francesco da Lucca, contraddistingue una serie di codici di provenienza strozziana, cioè della famiglia Strozzi, di quel Pallastrozzi che finanziò la venuta a Firenze di Emanuele Crisolora, un Pallastrozzi che nel 1434 venne esiliato da Cosimo il Vecchio e si ritirò a Padova quando Cosimo il Vecchio ritornò a Firenze. Se avete visto lo sceneggiato dei Medici, sapete perfettamente, l'hai visto? Anch'io. Con un piccolo equivoco, mia figlia mi ha detto: papà, ci vediamo i Medici? Io ho detto no, per carità, perché mia moglie, che è seduta lì dietro, mi ha costretto a vedere tutto, come si chiamava quello con George Clooney? AR, qualcosa del genere? Medici in prima fila, io mi sono toccato, ho visto tutto storico, di cui a me non interessava assolutamente niente. Quando mia figlia mi ha detto: vuoi vedere i Medici? Dico: no, guarda, i Medici no. Non avevo capito che si trattava dei Medici miei. E anche a quel punto ho detto: no, ci sto sempre a lavorare con i medici, famiglia Medici, pure il film no. Invece era molto divertente, c'entrava sì e no. Però l'esilio di Cosimo il Vecchio l'avete visto, nel 1434 Cosimo torna a Firenze e manda via i suoi nemici, tra cui Pallastrozzi. Ecco, questa nota è presente in numerosi codici riconducibili alla famiglia Strozzi. E Palladinofi Strozzi lasciò un testamento in cui leggiamo la seguente parte. Dunque, abbiate pazienza solo un secondo. Ci siamo quasi. Dunque, riguarda ovviamente un codice della geografia di Tolomeo. Ecco. Però di avere una trascrizione, evidentemente. La cosmografia in greco, cioè la pittura di una carta in membrana grande con la guaina di cuoio nero, lascia ancora i detti due miei figlioli, cioè Nofri e Giovan Francesco, insieme con Bardo e Lorenzo, miei nipoti, la qual debban conservare e non alienare in alcun modo, perché fu propria quella che recò messer Manuello Crisolora, greco di Costantinopoli, quando a Firenze venne condotto da insegnare greco nel 1397. E fu la prima che fusse in queste parti, cioè in Occidente, e a me la lasciò e così ho conservata, dalla quale sono venute di principio tutte quelle che simili si trovano in Italia. E anche fuori d'Italia ne sono ite alcune,
Un'altra cosmografia c'è, ce n'è, fatta ad esempio di quella, cioè modellata su quella, di mano di detto Messer Manuel Greco, la quale lascia ancora detti i miei due figlioli e due nipoti, ebbene, così voglio che ella non si alieni, ma si conservi, evvi su di mano di detto Messer Manuel lettera assai e buona parte che si faticò a farmela. Non mi pare che essi, che si debba alienare per i miei figlioli e nipoti, ma conservisi in casa in memoria di chi la fece. Allora, Palastrozzi ha ricevuto da Emanuele Chiesolora due codici della cosmografia. Cosmografia è il nome che viene dato alla geografia di Tolomeo, che sarebbe Orbis Descriptio in sostanza, da Jacopo Angeli da Scarperia, che dice di voler assegnare questo titolo, questo nome al trattato di Tolomeo, perché cosmografia è il titolo corrispondente usato per i cosmografi latini, quindi non si dice un geographus ma un cosmographus, quindi la cosmografia. E oltretutto dice Jacopo Angeli da Scarperia che la dizione cosmografia rende meglio l'idea di quella che è la geografia di Tolomeo, in cui la geografia terrena trova perfetta corrispondenza nella geografia celeste, il tutto forma il cosmo poi alla fine. E forse questo avrei dovuto dirlo prima, ma sempre nella prefazione della sua dedica ad Alessandro IX, Alessandro V, Jacopo Angeli dice anche, sottolinea la superiorità della geografia di Tolomeo, della cosmografia di Tolomeo rispetto ai cosmografi latini, perché la geografia di Tolomeo è l'unica in cui viene indicata un metodo per proiettare una sfera su un piano, la sfera celeste sul piano, la sfera terrestre sul piano. È l'unico geografo che insegna come si possa tracciare una mappa dell'ecumene, l'abbiamo vista prima, cioè di un planisfero, e poi diverse carte regionali in cui viene mantenuta la proporzione con il tutto. E tra l'altro la geografia di Tolomeo è l'unico geografo antico che individua le località con coordinate geografiche. Cioè tutti i luoghi indicati da Tolomeo hanno una coordinata geografica. Tanto è vero, cioè un dato di longitudine e un dato di latitudine. Tanto è vero che si pensa che quando Massimo Planude, un monaco bizantino alla fine del 200, rimise in circolazione la geografia di Tolomeo, la ricostruì sulla base dei dati di latitudine e longitudine, perché in realtà le carte tolemaiche a quel punto erano andate perdute. Ma su questo c'è un grandissimo dibattito, diciamo, tra gli studiosi, cioè se le carte geografiche vennero ricostruite effettivamente da Massimo Planude o se invece lui ebbe la fortuna di vedere un codice antico di Tolomeo. Quindi abbiamo il visto per me, Francesco da Lucca, su questo codice che ora vedremo, abbiamo il testamento di Palastrozzi, abbiamo dei forti dubbi, perché quando dice la cosmografia in greco, cioè la pittura di una carta in membrana grande con la guaina di cuoio nero, voi che cosa pensate? Allora, cioè la pittura, cioè il dipinto, in una carta in membrana grande con la guaina, che sarebbe potrebbe essere o un contenitore di un rotolo oppure in realtà pure il contenitore di un manoscritto, per dirla subito. Però il dubbio forte è che molti studiosi sostengano che possa trattarsi non del manoscritto ma di una carta geografica, cioè di un grande planisfero, di una carta in membrana grande che veniva conservata in un astuccio di cuoio nero. Questo è uno dei problemi grossi. Cioè si pensava, vediamo se ci ho azzeccato, sì, si pensava a qualche cosa del genere.
Questo è un codice delle sette giornate della geografia di Francesco Berlingueri, un ficiniano che appunto fece anche quest'opera, mi ha scappata la cosa, visualizza relatore, ecco, così lo vedete meglio. Questa è un particolare, diciamo, di questa bellissima pagina iniziale decorata di questo Vaticano Urbinate Latino 273. E qui ci abbiamo Francesco Berlingueri davanti a una sfera celeste, e però guardate, sullo sfondo c'è un planisfero tolemaico. Ecco, uno potrebbe pensare che nel testamento di Pallastrozzi si alluda a qualche cosa del genere. Chiudiamo con questa cosa, finisco il discorsetto. Ci resistete ancora? Una cosa dice di importante nel suo testamento Pallastrozzi, che quel manoscritto barra carta fu il modello di tutti i Tolomei che vennero diffusi in Occidente, no? Il primo che venne a queste parti, e da quello sono venuti fuori tutti, anche alcuni manoscritti che poi sono andati, diciamo, all'estero. Però, diciamo, e il fatto lì della guaina e cuoio nero, ho trovato dei riscontri in cataloghi di manoscritti in cui si parlava, per esempio nella Biblioteca Estense, di manoscritti protetti da una guaina, per l'appunto anche di cuoio nero, pure quella, e non erano carte geografiche. È vero però che, per esempio, un altro umanista più o meno dell'epoca, Sozomeno da Pistoia, parla nel testamento, parla di una cosmografia che fece montare su un telaio. In questo caso ci ritroviamo con una carta. Quindi diciamo che io stesso, che ho sempre sostenuto che si trattasse di un manoscritto, avevo grossi dubbi, ogni tanto mi veniva qualche dubbio che potesse trattarsi in realtà di una carta geografica. Grande dilemma, non ci ho dormito. Il manoscritto in questione è questo bellissimo manoscritto, l'Urbinate Greco 82, questa è la pagina iniziale, che guarda caso è il capostipite di tutti i manoscritti con carte della geografia che circolarono in Italia e fuori d'Italia. Questo è il planisfero, questa, per esempio, faccio vedere un po' di figure, questa che cos'è? Vediamo se la riconoscete. Gran Bretagna con l'Islanda accanto. E ora vi porto brevemente le due prove per cui, secondo me, si tratta di un manoscritto, quello menzionato da Pallastrozzi nel suo testamento. La prima prova sta nel fatto che Pallastrozzi andò in esilio a Padova nel 1434, ma guarda caso, due anni dopo, nel 1436, un cartografo veneziano, Andrea Bianco, pubblica un atlante di carte geografiche in cui c'è anche un planisfero di dimensioni ridotte rispetto al planisfero Urbinate. Ora, tenete presente che il manoscritto Urbinate è, cioè, così e così, poi una volta aperto immaginate quanto è grande, no? L'atlante di Andrea Bianco è ridotto, ma in perfette proporzioni, è lo stesso planisfero. Ora, io ho fatto tutta una serie di studi per vedere se i contorni delle coste erano identiche. Il modello evidentemente è l'Urbinate Greco 82. Allora ci troviamo con un manoscritto che si trovava a Padova, un cartografo veneziano che due anni dopo che il manoscritto è arrivato a Padova improvvisamente ci produce questo atlante tolemaico. Questo è il primo indizio. Il secondo indizio è un pochino più complesso. Cercherò di riassumervelo in un quarto d'ora. No, c'è un'altra cosa da dire, che Vespasiano de Abisticci allude al fatto che Pallastrozzi possedeva un codice della geografia di Tolomeo. Vespasiano de Abisticci, voi sapete che era il cosiddetto cartolaio fiorentino, cioè aveva uno scriptorium, diciamo, per usare un termine non proprio quattrocentesco, in cui lavoravano tanti copisti che copiavano codici per i principi dell'epoca. Per esempio, gran parte della biblioteca dei Montefeltro
I manoscritti quattrocenteschi sono tutti opera di copisti provenienti dalla biblioteca di Vespasiano. Ma Vespasiano scrisse anche Le vite degli uomini illustri del Quattrocento, e nelle vite degli uomini illustri del Quattrocento c'è la vita di Pallastrozzi, da cui ricaviamo che fece venire Chisolora dalla Grecia, e che tra i manoscritti che si procurò c'era una cosmografia di Tolomeo. Ecco, questo è un altro indizio interessante. Ma soprattutto, scusate, oddio, eccoci, troppo sensibile questo, no, andiamo indietro, lo recupero da qua. Ma c'è la storia di un altro manoscritto che venne confezionato a Padova dal figlio di Palla di Nofistrozzi, e si chiamava, mi sembra, Giovan Francesco. Questo stavo cercando perché c'è un momento di amnesia. Mi sembra Giovan Francesco, ora ve lo pesco subito. Che tra l'altro era solito, da altre fonti sappiamo che era solito, gli amava molto dipingere, e quando un nobile veneziano, tanto che cerco, parlo, Jacopo Antonio Marcello, che voleva donare un codice della geografia a Renato d'Angiò, si rivolse al figlio di Pallastrozzi per avere un codice della geografia per Renato d'Angiò. Il figlio di Pallastrozzi, che ora vi ridico, sì, no, quello detto Gian Francesco, no, Nofri di Pallastrozzi, cioè lo stesso nome del nonno, che appunto gli si dilettava di cose geografiche, disse al Marcello, questo nobile veneziano: guarda, io avevo appena approntato c'è avuto un momento di smarrimento. Allora, tutto questo noi l'apprendiamo da questa lettera di dedica che ci abbiamo qua. La lettera di dedica è diciamo del Jacopo, di Jacopo Antonio Marcello Renato d'Angiò, è datata 1 maggio 1457, e narra come, avendo saputo che Nofri di Pallastrozzi si dilettava di cose geografiche ed aveva un mappamondo pronto per essere donato a un altro personaggio che si chiama Ludovico Martelli, saputo appunto di questo desiderio di Jacopo Antonio Marcello di donarlo a Renato d'Angiò, praticamente lo terminò cambiando gli stemmi, eccetera, eccetera, e lo, diciamo, finì di confezionare per Renato d'Angiò. E lo divise in due, da una parte le carte geografiche e da una parte il testo, e aggiunge, corresse il testo rivedendolo su un antichissimo manoscritto greco. Allora, se uno prende in mano questo codice del testo della geografia di Tolomeo nella traduzione di Jacopo Angeli, che è questo parigino latino 17542, in cui c'è la lettera di dedica di Jacopo Antonio Marcello a Renato d'Angiò, se uno lo studia con una certa attenzione, nota dei particolari. Per esempio, qua sopra leggete non est in greco, a proposito di questo paese, sotto non est in libro greco. Ancora più interessanti, vi ho messo sopra l'urbinate greco 82 e sotto il parigino, sono degli scolia che si trovano solo nell'urbinate greco e che vengano riprodotti nel parigino latino 17542. Questo, quando vorrete, uscirà gli atti di un convegno da Oriente a Occidente, ne parlavamo oggi, fatto a Milano, in cui appunto elenco con un po' più di precisione tutti questi casi, da cui che cosa si desume? Che il codice latino della traduzione di Jacopo Angeli, destinato a Renato d'Angiò e che arrivò nelle mani di Renato d'Angiò,
presenta nei margini degli scolia dipinti e non proprio scritti in greco, nel senso che si imitava, come vedete, la scrittura del testo greco, ed è, diciamo, la prova, se ci fosse bisogno di una prova definitiva, che gli Strozzi avevano in casa, che cosa? L'Urbinate greco 82. Quindi, diciamo, il quadro in qualche maniera si completa. Questi sono altri casi, di nuovo, se voi, non so se si vede bene, però, diciamo, il greco nel parigino, un greco appunto molto approssimativo, che però corrisponde perfettamente al greco dell'Urbinate greco 82. Ecco. Quindi, cosa possiamo dire alla fine? Che nel 1397 Emanuele Chisolora arrivò a Firenze con un certo numero di codici greci, da Platone, che abbiamo visto, a questi testi di retori. Noi conosciamo una trentina di manoscritti appartenuta alla biblioteca di Chisolora. Pensate che quando mi iniziai nel 92, mi preparai questa mostra su Cristoforo Colombo, per Cristoforo Colombo, i titoli bilingue ancora non si conoscevano. E non si conosceva neanche bene quale fosse la mano di Emanuele Chisolora. Diciamo che una trentina d'anni sono passati, 90, 2018, sì, trentina d'anni più o meno, 25 anni, la nostra conoscenza di Emanuele Chisolora, che era poco più che un nome, ormai conosciamo 30 codici della sua biblioteca, conosciamo la sua mano, come postigliava i manoscritti, sappiamo tutto di lui, diciamo. E sappiamo appunto che portò a Firenze un certo numero di codici. Io credo che i codici col titolo bilingue sono quelli che si usava per l'insegnamento, perché ovviamente tutto questo discorso io non l'avrei fatto se l'Urbinate greco 82 avesse avuto il titolo bilingue, ma non ce l'ha. Perché non ce l'ha? Perché se è vero che il titolo bilingue è stato utilizzato solo per i manoscritti utilizzati per l'insegnamento, è chiaro che per l'insegnamento avrebbe usato il Vaticano greco 191, che è di formato più ridotto e soprattutto meno prezioso, e non certo l'Urbinate greco 82, che restava lì come una sorta di gioiello nella biblioteca del Chisolora, che ovviamente gli studenti non era meglio che non toccasse. Quindi non ha il titolo bilingue, per questo ho fatto tutta questa, c'è stata tutta questa ricerca per capire se effettivamente era il codice e non una carta quella lasciata da Chisolora a Pallastrozzi. E quindi abbiamo, non so se volontariamente, ma Chisolora ci ha lasciato il manoscritto da cui deriva parte della traduzione di Jacopo Angeli, cioè il Vaticano greco 191, e il manoscritto da cui derivano, come vedremo a questo punto, penso proprio domani, tutti i manoscritti della geografia di Tolomeo che ci sono pervenuti. Ci fermiamo. Ma io posso andare avanti, 184 diapositive, posso continuare in eterno, quindi meglio che mi fermi. Grazie per questa, per averci introdotto in questo mondo geografico che conosciamo poco, anche noi. Dico questa cosa che farebbe molto piacere a Massimo Firpo, anche noi filosofi, e conosciamo veramente poco. E se ci sono delle domande, cominciamo con qualche domanda. Intanto io una domanda ce l'avrei, però mi chiedevo, perché mi ha molto incuriosito questa ricostruzione della geografia di Petrarca e Boccaccio, ma è una domanda molto
di curiosità. E tu hai detto che appunto noi non sappiamo però effettivamente quali fossero queste carte geografiche che loro utilizzavano o comunque a cui si riferivano. Allora mi chiedevo, in quel momento diciamo, c'è almeno un'ipotesi di quali potrebbero essere, cioè quali erano, cioè noi non lo sappiamo quali utilizzassero loro, ma diciamo quali erano quelle possibili? Allora, esisteva una carta geografica della Terra Santa, derivata da un modello di Marino Zanullo, se non mi ricordo male. Una bella carta geografica che viene ripresa poi nei manoscritti tolemaici, come avremo modo di vedere. All'epoca esistevano delle bellissime carte nautiche, per esempio, con tutto il bacino del Mediterraneo, per esempio, e l'inizio, diciamo, della costa africana e anche parte del nord Europa. Quindi, diciamo, c'erano delle carte nautiche che vedremo, tra l'altro, diciamo, da un punto di vista, cioè se noi confrontiamo un manoscritto della geografia di Tolomeo, cioè, no, l'Italia, che è un manoscritto della geografia di Tolomeo, con l'Italia di una carta nautica, pensiamo a molto meglio la carta nautica della geografia di Tolomeo. Questo lo vedremo. Ed è uno dei motivi per cui poi la geografia di Tolomeo, diciamo che entrò in crisi, nel senso che non corrispondeva ai dati dell'esperienza dei navigatori, eccetera, eccetera. Per il resto, sicuramente, anche in questa lettera di Jacopo Antonio Marcello, si fa cenno di una carta antichissima che lui avrebbe donato in sempre nella stessa occasione a Renato D'Angiò, ma anche quella è andata perduta. Voglio dire, c'è poco, pochissimo che è rimasto e non c'è nulla che è riconducibile a un Petrarca, a un Boccaccio, diciamo a un umanista. Ecco. Tutto inizia con le carte tolemaiche e nel frattempo c'è questo sviluppo amplissimo delle carte nautiche, che di cui, malgrado tutto, abbiamo un buon numero di esemplari, dalla fine del 200 in su. Ecco. Ma queste avremo modo di vederle prossimamente. Insomma. Altre domande? Se posso fare giusto una curiosità. Prego, come no? Ma si sente comunque. Ah, per la registrazione, prego. Mi chiedevo che cosa avessero di così tremendo le traduzioni di Trapezunzio, esattamente, della Magestra e della fisica del cielo. Sa cos'è il problema? Il problema è lo stesso problema che farà sì che, come vedremo, la traduzione di Jacopo Angeli fu massacrata da Reggio Montano. Giovanni Reggio Montano, l'astronomo matematico, umanista, che arrivò in Italia nel 1461 a seguito di Bessarion. Qual era il problema? È che è difficile tradurre in latino un testo greco tecnico, perché o tu sei un matematico, un geografo, tu sei un matematico, un geografo, se no non ci capisci niente. Quindi il rischio era, e il rischio poi diciamo, ha dato luogo a traduzioni non soddisfacenti, che il traduttore non comprendesse effettivamente quello che stava traducendo. E questo si vede molto bene appunto Reggio Montano, perché lui scrisse un libretto di correzioni a Jacopo Angeli Scarperia, la traduzione di Jacopo Angeli Scarperia, e lo critica dicendo che lui sì, sapeva poco il greco e non sapeva niente di matematica. E dice che di conseguenza è ovvio che avesse commesso una marea di errori. Lo stesso si può dire per Trapezunzio. Poi lei tenga presente che così come oggi un accademico se la prende con un altro andando a spulciare gli errori del collega, così all'epoca tra umanisti si facevano spesso la guerra, perché lì era anche una questione di pane, cioè dimostrare che
il testo tradotto da Trapezunzio avesse degli errori e quindi proporre una nuova traduzione più corretta faceva gioco di chi la proponeva. In quel caso lì però c'era Bessarione dietro, che ce l'aveva un po' morte con Trapezunzio, anche lui, devo dire la verità. Sapete che il Bessarione scrisse l'Incalunniatore in Platonis, no? Contro il calunniatore di Platone, che era poi Trapezunzio, cioè fu tutta una polemica tra i due. E qui siamo agli inizi del tutto, e quando Giorgio Trapezunzio tradusse l'Almagesto, Bessarione non era affatto contento di questa traduzione, e da lì nasce poi l'affidamento a Jacopo di San Cassiano di una nuova traduzione dell'Almagesto di Tolomeo. Però il problema vero è che uno poteva sapere il greco, come oggi noi diciamo possiamo sapere l'inglese. Mettiamoci a tradurre un testo scientifico dall'inglese in italiano e ci vuole una competenza specifica, capito? Quindi finché si trattava di tradurre un dialogo di Platone, diciamo ancora ci si poteva fare con una conoscenza, si poteva fare una conoscenza del greco normale. Per tradurre un testo scientifico bisognava essere un po' scienziati, ecco, un po' tanto scienziati per riuscire a capire che cosa effettivamente volesse dire. Aggiungete il fatto che non si traduceva un testo sulla base di un'edizione critica o di un'edizione, diciamo, standard del testo scientifico, ma si prendeva un manoscritto e si traduceva su quel manoscritto, che poteva essere pieno d'errori e quindi comportare errori da parte del traduttore senza sua colpa, perché traduceva un testo corrotto. Ecco, diciamo che l'insieme dei motivi per cui la traduzione di Trapezunzio era considerata pessima, era stata considerata pessima, è questa. Poi lui si difese, insomma c'è tutta una polemica lunghissima su questa faccenda. Come dire, in un certo senso rimaneva anche a screditarlo come traduttore a livello intellettuale. Era accreditato? Diciamo screditare la figura del Trapezunzio in qualche modo, scaricare la traduzione appunto la questione è complessa, perché da un lato ci sono degli effettivi errori riconosciuti in questa traduzione, dall'altro c'era diciamo una non simpatia o una inimicizia o diciamo uno scontro poi alla fine totale tra il circolo bessarioneo e Trapezunzio, che poi se ne dovette alla fine andare. E quindi diciamo gli errori ci saranno pure stati, ma magari sarebbero stati perdonati a qualcuno della cerca bessarionea, ma non a Trapezunzio, insomma. Capito? Quindi diciamo che è una ragione effettivamente scientifica, è una ragione tra il personale e il politico, ecco, queste cose. Poi gli umanisti erano terribili, litigiosi. Altre domande? Io ho una domanda molto banale, ma per la mia ignoranza. No, volevo sapere, premettendo che mi trovo fondamentalmente d'accordo anche con quello che dicevo all'inizio sulla discussione fra Garenne e altri studiosi rispetto al rapporto degli umanisti con, diciamo, con gli aspetti scientifici, poi, oltre che quelli prettamente filologici. Ma mi chiedevo quale fosse l'interesse che, diciamo, un umanista, quale Petrarca o altri, potesse avere per la geografia. Perché mi è sembrato di capire, da quanto diceva, che ad esempio Petrarca, una delle cose che lo interessava era ad esempio trovare il luogo dove effettivamente era sbarcato Enea. E quindi, diciamo, volevo sapere se l'interesse degli umanisti per la geografia avesse più appunto a che fare con aspetti tipicamente umanistici, quindi riuscire a ritrovare i luoghi ad esempio del mito, della letteratura, oppure se ci fosse, diciamo, poi proprio un interesse, una curiosità di altro genere. Ottima domanda, non è banale. Ottima domanda, perché diciamo agli inizi noi i primi indizi di studi geografici a parte degli umanisti sono quelli che vi ho riportato, cioè Petrarca, Boccaccio
e sono interessi salutati, sono interessi esclusivamente toponomastici, cioè capire a che cosa corrisponde quel nome di città, per esempio antico, che trovi scritto di un poeta, ognuno storico, a che cosa corrisponde oggi. Questo, diciamo, era l'obiettivo di quegli studi. E se questo fosse stato, devo dire la verità, il vero e unico interesse degli umanisti verso i testi geografici, forse avrei smesso molto presto di occuparmi di geografia, perché, diciamo, mi interessa fino a un certo punto la toponomastica, sinceramente. Però vi dicevo all'inizio, parlando di Archimede, de instrumentis bellicis et aquaticis, di Dioscoride, cioè degli scopi pratici che stavano dietro a questo interesse per le scienze, ecco, c'è un ovvio interesse pratico anche dietro lo studio della geografia. E questo, io non vorrei scoprire troppe carte su quello che vi dirò nelle prossime lezioni, però ve lo faccio intuire. Per esempio, pensate ai commerci, pensate all'importanza del commercio delle spezie, pensate alla situazione politica, diciamo, a chi imperversava e in chi, diciamo, bloccava l'accesso all'Oriente dalla fine del 300 a tutto il 400. Per esempio, c'era un fortissimo interesse commerciale che spingeva, e mi riferisco al turco ovviamente, ai turchi, e mi riferisco ovviamente a quello, e a un certo punto, voi sapete bene, si cercò altre strade per raggiungere l'Oriente. Marco Polo attraversò l'Asia, e a un certo punto non si poteva più attraversare l'Asia. Allora si pensarono altre vie, e queste altre vie, per poterle soltanto ipotizzare, bisognava poter ipotizzare sulla base di dati, diciamo, geografici, scientifici, che si vennero costruendo durante il 400, a partire dallo studio della geografia di Tolomeo, a partire dalla critica della geografia di Tolomeo, per arrivare a un'idea di quello che poteva essere o una circumnavigazione dell'Africa o l'attraversamento dell'Atlantico, che prima non era stato, diciamo, pensato, e che, guarda caso, nel 1492 Colombo scopre quello che pensava fossero le Indie, ma in realtà era l'America. Quindi si parte da questo interesse toponomastico, che può interessare o meno, ma poi tutta quella che è la critica al testo della geografia di Tolomeo, al tentativo di ricostruirla quanto più possibile corretta, anche questa attenzione filologica verso i testi geografici, cioè avevano lo scopo di riuscire a crearsi un sapere geografico che permettesse anche poi di sfruttarlo per fini pratici. E non a caso, se avete visto il sommario che vi ho mandato, io parto con Petrarca, finisco con Vespucci. Quindi, diciamo che se avete la pazienza di seguirmi per queste tre lezioni, dovremmo arrivare lì, e dovremmo, diciamo, a un certo punto il cerchio si chiude in qualche modo, si parte dagli interessi toponomastici, ma si arriva alla scoperta, di fatto si arriva alla scoperta dell'America, e alla circumnavigazione dell'Africa. Tutto accade alla fine del 400, capito? In questo senso, parlare di un 400 che è assolutamente insensibile agli studi geografici, più in generale agli studi scientifici, e che non dà apporti allo sviluppo scientifico dell'Occidente, allora a questo punto possiamo dire che forse, ma me lo confermerete appunto fra un paio di lezioni, forse Eugenio Carrè non ci aveva tutti i torti nel dire quello che ha scritto, insomma, che, diciamo, dal mio punto di vista l'esperimento ha funzionato. Attimo, per
per capire l'interesse anche, diciamo, politico, basti anche pensare al tipo di personaggi che poi, diciamo, sono interessati comunque o a finanziare o che loro stessi producono opere geografiche, per esempio appunto il Papa Piccolomini, ma anche lo stesso Coluccio Salutati, cioè tutti personaggi che oltre ad essere umanisti ricoprivano anche dei ruoli importanti sia dal punto di vista politico che dal punto di vista, diciamo, civile, possiamo dire, secondo appunto i valori dell'umanesimo civile. Sì, vabbè, ora Pio II, se comincio a parlare di Pio II, no, ne parlerò. Non voglio anticipare. Ma diciamo appunto, lui, guarda caso, nel 1461 scrive l'Asia, che il Zar non si chiama Asia, ma chiamiamola Asia, e in più luoghi del testo, riferendosi appunto all'Oriente, dice che le strade per arrivare in Oriente sono chiuse, non ci si può più passare perché ci sono i barbari, ci sono gli sciti, cioè i turchi, perché sono discendenti degli sciti, che ci impediscono l'accesso. E quindi vedremo che proprio nel circolo di Pio II si può anche dire che venne elaborata la teoria che portò alla scoperta dell'America. Anche se lui della scoperta dell'America ovviamente non parla di una via alternativa, parla della possibilità di circumnavigare il luogo, dice che la Terra è comunque circondata dall'oceano, quindi le varie parti della Terra possono comunicare per la via d'acqua, insomma attraverso l'oceano. È importante da un punto di vista teorico per Colombo quello che dice anche Pio II, anche se ripete cose dette da altri precedentemente. Non è un caso che tra i codici postillati da Colombo c'è l'Asia di Ignazio Piccolomini, ormai Pio II, perché nel 58 diventa Papa, nel 61 è veramente Papa, e diciamo vedremo che... Ma mi sa che quando ti ho dato quel curriculum, deve essere un po' vecchio penso, perché si parla di Reggio Montano per l'appunto eccetera, che era uno studio che, di cui porto i frutti adesso, che in effetti facevo qualche anno fa, siccome sono piccolo, credo di aver pescato un curriculum, non dico a caso, perché i curriculum crescono poi col passare degli anni, quindi era proprio probabilmente il momento in cui mi occupavo specificamente di quelle cose di cui parleremo, ma proprio nel circolo di Pio II, nella Roma di Pio II, probabilmente si elaborò in qualche modo l'idea di del viaggio, il famoso viaggio di Colombo. Quindi ci dà un'anticipazione della prefazione all'Asia, se ho ben capito. Questa potrebbe essere una prefazione. Va bene, allora se non ci sono altre domande possiamo... Ah, perfetto. Mi chiedevo se questo, diciamo, nuovo campo di studi, di saperi, questa nuova emergente disciplina geografica riuscirà o meno a ritagliarsi, diciamo, una propria dignità, una propria importanza anche nel quadro istituzionale dei saperi universitari, se riusciranno o meno, diciamo, queste discipline a entrare anche, diciamo, una nuova modalità di impostare anche i paradigmi del sapere, diciamo, e il cambiamento che sarà portato anche dalle nuove acquisizioni degli umanisti rispetto alla cultura scolastica precedente. Grazie. Altra domanda interessante. Io non credo che si aprirà un settore scientifico di civiltà. La storia della geografia, i geografi la fanno malissimo. Ora, se voi prendete qualsiasi manuale di storia della geografia, ora non voglio fare, ma precedente il sottoscritto, dal 500 inizia la storia della geografia. Dal 500, il 400 non esiste. Esiste adesso grazie a quella mostra di cui fu auspice Garen, che fu per i geografi una scoperta sconvolgente, ma semplicemente fu messo in mano a uno che praticava i manoscritti una materia i cui manoscritti erano stati esplorati pochissimo, quindi diciamo ho avuto buon gioco a trovare tantissime cose interessanti e in qualche modo iniziò questo campo di studi, che non diventerà mai un campo di studi specifico, e le spiego perché questo campo di studi fa parte di quel campo di studi in cui sono coinvolti testi greci, testi latini, testi in volgare, manoscritti,
quindi paleografia, cioè una serie di diverse discipline che vanno, non dico tutte padroneggiate, ma più o meno conosciute. E devo dire che a me ha fatto molto piacere, fa molto piacere vedere che adesso ho partecipato a un paio di convegni in cui lavorano a stretto contatto chi? Filologi latini, filologi umanistici, bizantinisti, e insomma competenze un tempo considerate, diciamo, questo David Speranzi è un paleografo greco, quello con cui farò questo lavoro sulla biblioteca di Lorenzo. Se ci si limita a un orticello troppo ristretto, si rischiano degli errori clamorosi. Faccio un esempio, e anche qui mi è d'aiuto il maestro Garen. Garen si è occupato molto di Don Battista Alberti e disse giustamente: ma è possibile che gli italianisti leggano solo i libri della famiglia e si dimentichino completamente che l'Alberti ha scritto tante altre cose, l'Intercenari, Momus, eccetera, eccetera, in latino? Non si rendono conto che il quadro di Don Battista Alberti che viene fuori è completamente distorto rispetto a quello che Don Battista Alberti effettivamente fu? In un convegno dei filologi italiani, io in realtà sono filologia della letteratura italiana, visto che chiedeva al settore, io sarei quello. Sono venuto a dire, dico benissimo, abbiamo tanti manuali di filologia italiana, tanti manuali di filologia, un manuale in realtà di filologia umanistica solo latina. Quello che mi sorprende è che il manuale di filologia italiana non ci dà mai testi latini, malgrado gli autori siano gli stessi. Voglio dire, non puoi fare non puoi studiare filologicamente Petrarca, il suo modo di comporre, eccetera, eccetera, se studi solo il canzoniere. No? Devi studiare anche il versante latino. Questo è un esempio che le porto di come le discipline in qualche maniera creano delle visioni distorte di quella che è stata la cultura del passato. Perché noi tendiamo a separare cose che non erano state separate all'epoca. E quindi se noi le vogliamo studiare, dobbiamo cercare di studiarle nel loro complesso. Lei mi dirà, ma non è facile? Io le rispondo, non è per niente facile. Però è un tentativo che merita. E se devo dire, se c'è un progresso in un certo genere di studi avvenuto in questi ultimi anni, secondo me sta proprio in questo. Perché ci si è resi conto che, per esempio, studiare il 400 secondo le lingue in cui i testi sono scritti è un'aberrazione. Però il filologo italiano studia solo i testi di filologia italiana, il filologo medievale, filologia medievale umanistica o letteratura medievale, visto che lei parlava di settori, questi sono tutti i settori, il filologia medievale umanistica studia soltanto testi latini. Il mio amatissimo maestro, che si chiamava Alessandro Peruzza, io l'ho seguito tanti anni, abbiamo fatto Poliziano, tanti umanisti a lezione Alberti, ma lui faceva soltanto testi latini perché era filologia medievale umanistica. Però lui sapeva, per fortuna, conosceva anche il resto, leggeva anche il resto, per esempio, di un Alberti, ma non è così comune. Quindi voi potete leggere, uscito recentemente, un manuale di letteratura latina medievale con filologia medievale umanistica, per l'appunto, di due bravissime persone, esclusivamente dedicato per esempio ai testi latini, dimenticandoci che nel contempo c'era anche lo sviluppo del testo, cioè gli stessi autori scrivono anche in volgare, se non in greco, come Poliziano lo scrivono in greco. Capisce qual è il problema? È un problema in realtà di competenze, e non credo ci sarà mai un settore scientifico disciplinare che inglobi. Cioè, se uno si diverte a studiare questo genere di cose, le competenze in pratica si deve fare da solo, non nessuno gliene insegnerà. Volevo chiedere se
In quel periodo esistevano anche carte che si occupavano della ricostruzione storica, per esempio di navigatori di tempi precedenti. Lei ha menzionato Marco Polo, io ho pensato a Ibn Battuta, che precedevano praticamente questo periodo. Per non pensare proprio ai primi navigatori, diciamo ai Fenici, però penso che queste sono solo ricostruzioni di tempi più tardi. Ecco, l'aiuto che veniva a un Pio II, ma prima di lui Pierre Dailly, quel teologo e geografo francese che visse alla fine a cavallo tra 3 e 400, diciamo uno dei primi lettori della geografia di Tolomeo, tra l'altro, vedremo, c'è tutto qua dentro. Quindi le teorie geografiche si ricostruivano, diciamo, more umanistico sulle fonti antiche, no? Principalmente, che potrebbe essere Geografia di Tolomeo, Plinio, Pomponio Mela, eccetera, 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 cioè tutti quelli che davano delle notizie interessanti. Però nessuno scrisse all'epoca una storia della geografia, diciamo in questo senso, su quelle fonti antiche. Una grossa lacuna, e qui ecco lo stesso problema si ripropone, è per esempio il geografo che si occupa di testi latini, qui mi accuso, conosce pochissimo la geografia araba, che è tutto un filone importantissimo, e non sappiamo granché di quali fossero, diciamo, le conoscenze da parte degli umanisti della geografia araba. Non ne abbiamo per il momento sentore, cioè non c'è traccia di questo. A proposito di storie, dei navigatori, delle scoperte, eccetera, eccetera, Poliziano si era impegnato a scrivere una storia delle navigazioni e delle scoperte portoghesi, che però non fece in tempo a scrivere, insomma. Ecco, già lì si vede un primo tentativo di fare una storia di quella che è stata, cioè tra 300 e 400, qual è stato tra 300 e 400 lo sforzo del Portogallo di conoscere, lì in particolare il Portogallo si dedicò alla scoperta delle coste africane, l'Africa è lunghissima, insomma, piano piano poi arrivarono in fondo e girarono intorno, insomma. Però non c'è da questo punto di vista, non si posano il problema di una storia della geografia, proprio perché forse non interessava, e torniamo su quello che dicevamo prima, una storia della geografia in quanto tale, perché la geografia interessava in quanto strumento per raggiungere determinati scopi, che potevano essere scopi appunto un po' pedanti e eruditi, come le questioni di toponomastica di Boccaccio e di Petrarca, o potevano essere scopi pratici, cioè quelli di un'acquisizione di una conoscenza più sicura di quello che era, diciamo, la geografia terrestre. Ma voi tenete presente, noi abbiamo Google, così, Google, quello che si vede, no, Google Map va bene, ma Google, quello che si vede dall'alto, come si chiama? Sì, esatto, sì. Noi puntiamo, scendiamo, guardiamo, cioè per noi è tutto facilissimo diventato, no? All'epoca voi non ci si può immaginare, anzi ce l'hanno detto gli umanisti, cosa è stata quando l'effetto che ha fatto il planisfero tolemaico quando fu visto per la prima volta, perché non avevano mai visto una rappresentazione del mondo fatta in quel modo. E Ghiberti scrive che prima di Tolomeo era tutto un'altra cosa, cioè voglio dire, le rappresentazioni del mondo, i mappamondi, i planisferi fatti dagli artisti prima della scoperta di Tolomeo erano un'altra cosa. Parla di un planisfero di Lorenzetti a Siena, dice, ma quella ancora non conosceva Tolomeo, come dire, è la rivoluzione quella che sta arrivando, quella che arriva con Crisolora alla fine del 300, insomma. Quindi diciamo che un interesse di storia della geografia ancora non era emersa, insomma.
non rientrava tra gli interessi degli umanisti. Allora, se non ci sono altre domande, ci vediamo domani alle 16. Grazie. Grazie.